Buonasera a tutti, benvenuti a questo webinar organizzato da Olympelex, che ringrazio per l'invito e soprattutto l'invito a moderare questa tematica molto, per me molto cara e molto interessante, ovviamente molto attuale. Parleremo oggi di calcio femminile, il titolo l'avrete visto sulla nostra locandina, è un sogno chiamato professionismo, perché come avrete letto, come avrete sentito, sta iniziando l'iter per il professionismo nel calcio femminile, quindi è un'ottima occasione poter parlarne oggi con alcuni dei massimi protagonisti del calcio femminile di oggi, che ci spiegheranno un po', insomma, qual è lo stato dell'arte e quali sono le future riforme e come si modificherà il calcio femminile del futuro. Ne parleremo oggi con la senatrice Sbrollini, senatrice di Italia Viva, che è responsabile del Dipartimento Sport. Ne parleremo col presidente della FIGC, della Divisione Calcio Femminile, Ludovica Mantovani, con l'avvocato Idalinda Reitano, membro della CAIF, che è la Commissione Accordi Economici della FIGC, Elisabeth Spina, che è la responsabile del settore femminile del Milan, l'avvocato Lucia Bianco, da tantissimi anni nel diritto sportivo, una delle massime esperte anche di calcio femminile, l'avvocato Stefano Bosio, avvocato giuslavorista, che ci spiegherà come ci sarà questo passaggio dal dilettantismo al professionismo, e Emiliano Bonazzoli, ex bomber e allenatore che con una recentissima esperienza nel calcio femminile. Iniziamo a questo punto, Ludovica, con te. Ma anche per una questione istituzionale sei a capo di questa divisione formalmente da quasi un anno, perché insomma il tuo insediamento è stato circa un annetto fa a settembre, e insomma tu sei arrivata in un momento in cui da tanti anni già il calcio femminile in Italia si stava più che sviluppando, si stava modificando. Ovviamente tu sei arrivata dopo questo exploit nostro dei mondiali in Francia. E a giugno c'è stata questa, insomma, presa di coscienza di posizione dicendo benissimo, iniziamo formalmente un percorso, un iter che porterà il calcio femminile, si spera nel 2022 e nel 2023, a diventare professionistico. Insomma, è una bella sfida, come ho detto in qualche altra occasione, il bello viene adesso. Raccontaci un po' come è avvenuto questo cambiamento, ecco, che non è solo legislativo, ma ci sono anche delle particolarità, come tutte le licenze appunto nazionali. Insomma, si sono elevati gli standard da qualche anno a questa parte. Innanzitutto, buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Magari spiego un po' la mia figura a 2 minuti, nel senso io sono presidente di una divisione, per cui opero direttamente sotto il presidente federale e chiaramente la divisione comporta la Serie A, la Serie B e i relativi campionati primavera da un punto di vista organizzativo sportivo. Poi nel mio ruolo insieme ai miei consiglieri, perché io opero e sono presidente del consiglio direttivo, operiamo anche, abbiamo diciamo l'orgoglio anche di poter sviluppare, di poter proporre tutto quello che può servire allo sviluppo del calcio femminile, cioè cerchiamo di tenere un po' insieme tutta la rete che parte, no, dal calcio base, la Lega Nazionale Dilettanti, che chiaramente comporta poi anche tutto il settore giovanistico scolastico con il quale siamo sotto FIGC, quindi c'è un rapporto strettissimo, per poi arrivare in divisione. Questo è importante per capire che chiaramente la nostra Serie A e la nostra Serie B sono, non sono delle leghe vere e proprie come diciamo quelle del maschile, operiamo all'interno della federazione. È una situazione abbastanza comune in tanti paesi europei, che è la divisione calcio sotto federazione, però diciamo che io sono arrivata in un momento, come dici tu, dove c'è stato un boom mediatico incredibile dovuto ai mondiali, non soltanto penso per l'Italia, anche se l'Italia chiaramente ha avuto, no, un successo incredibile con i quarti di finale che abbiamo raggiunto, quindi c'è stato un innamoramento da parte di tutto il popolo italiano verso le nostre ragazze mondiali, però c'è anche chiaramente un percorso che nasce prima, molto prima, e io mi sono trovata in questa situazione di essere il primo presidente effettivo della divisione, quindi è un po' un ruolo che
che mi sono anche un po' strutturato, nel senso che chiaramente, come sai, io sono abbastanza operativa, quindi mi piace andare a capire di che cosa si tratta. Sono non sempre sono presente magari a degli appuntamenti che possono essere più mediatici. Mi fa veramente piacere poter dare il mio contributo, in quanto ho comunque un passato nel calcio maschile come famiglia e anche di sviluppo del calcio femminile, avendo comunque un torneo che porta avanti da tantissimi anni, che ha il coinvolgimento di tutte le scuole primarie della Liguria. Quindi ho detto questo perché è importante capire chi si affaccia con le problematiche da risolvere oppure con lo sviluppo da fare. Assolutamente. Ludovica, perdonami, ti interrompo perché ho visto appunto che è entrata la senatrice Sbrollini, a cui do il nostro invito. La ringrazio tantissimo per essere qui. So che c'è il presidente Conte e quindi è ai lavori, quindi le ruberemo pochissimo tempo. Io l'ho personalmente presentata, lei non era ancora, insomma, in video, appunto presa come senatrice di Italia Viva, nonché responsabile del dipartimento sportivo del partito. Io la seguo da tempo, so che è super attiva nel mondo sportivo e soprattutto ha molto, diciamo, a cuore l'eguaglianza dello sport e la parità di genere anche nello sport. Volevo farle semplicemente questa domanda. Era tanti anni che si cercava, insomma, uno sviluppo, cercare di scardinare un po' la legge sul professionismo, aprirla, quindi cercare di evitare questa dicotomia tra professionismo e dilettantismo, però poi ogni anno si perdeva nei meandri dei progetti legge. Da un anno a questa parte sembra che ci sia una presa di coscienza, diciamo, anche del Parlamento, di arrivare effettivamente a una definitiva definizione di quello che può essere non solo professionismo ma dilettantismo. Quindi ci spieghi un attimino anche lei come ha vissuto questo cambiamento, che secondo me è un po' anche epocale, ecco. Intanto buonasera a tutte e grazie davvero per questo invito, che veramente mi rende molto felice, e mi scuso davvero se poi non potrò rimanere fino alla fine, proprio perché, come anticipava giustamente lei, siamo in Senato con i lavori, con la presenza del Presidente Conte sulle risoluzioni per il Consiglio d'Europa, e stiamo affrontando anche il tema della parità di genere, e quindi viene proprio giusto anche l'argomento. Prima di tutto per ringraziare voi per quello che state facendo, perché queste iniziative e i suoi scritti anche recenti su molte riviste e anche molti quotidiani, sul Sole 24 Ore e non solo, tutto questo lavoro che si sta facendo, sia da una parte voi con le vostre competenze, la vostra professionalità, noi come parlamentari, serve prima di tutto, secondo me, a costruire una rete, non lo dico perché il termine è anche fin troppo abusato, ma a costruire una rete vera per un cambio di mentalità culturale prima di tutto. Quindi in questo vedo un salto di qualità, finalmente, anche nei ritardi della politica, perché certamente più ci sono donne parlamentari, più ci sono donne ai vertici dei luoghi decisionali, e più sicuramente questa battaglia potrà essere vinta assieme, senza distinzioni, senza ideologie, senza colori politici. Questa è una premessa che mi sento di fare, perché lo abbiamo visto anche nella recente legge di bilancio a dicembre 2019. Un emendamento che fino a poco tempo fa sembrava quasi irraggiungibile ha portato ad un primo passo, cioè intanto far comprendere di cosa stiamo parlando, e l'altro raccogliere le diverse proposte di legge che sono già depositate, avendo anche un ministero dello sport che possa davvero e finalmente eliminare questa discriminazione, non saprei come definirla, tra appunto professionismo e dilettantismo, dove casualmente solo le donne sono ancora considerate delle dilettanti. Eppure quando guardiamo ai traguardi nello sport, alle vittorie e anche, mi permetto di dire, agli ascolti, perché
più si fa informazione, più anche i media sono attenti a promuovere lo sport femminile, più ci rendiamo conto, lo abbiamo visto con i mondiali di calcio, che invece c'è una potenziale enorme anche di spettatori e di spettatrici, perché poi lo vedo anche nel mio ruolo di genitore, prima che di legislatore, c'è questa attenzione oggi, per esempio anche con le figlie, a far conoscere loro tutti i tipi di sport, tutte le attività che ruotano nel bellissimo mondo dello sport. E quindi è anche un modo questo per sensibilizzare fino in fondo le nuove generazioni. Allora, senza farla lunga, c'è la necessità adesso di un intervento legislativo che vada a colmare quel vuoto normativo che ancora c'è, perché bene che il calcio femminile, io sono uscita immediatamente, ho ringraziato il presidente Gravina, ma anche le tante amiche che in questi anni si sono battute, penso anche ad AIC, all'amica Katia Serra, a tante donne che sono state in prima linea, ad Assist con la Luisa Rizzitelli. C'è un mondo che lavora da tempo su questi temi. C'è adesso certamente un primo traguardo, il calcio ha dato un segnale importante di apertura anche grazie a quell'emendamento che prevede l'esonero contributivo per 3 anni da parte di quelle federazioni, di quelle società che vogliono finalmente scrivere anche nuovi contratti e quindi la tutela previdenziale delle atlete dopo il risultato di qualche anno fa, per esempio sul fondo per la maternità delle atlete, che è stato un altro traguardo raggiunto proprio in maniera trasversale dalle donne della politica e del mondo dello sport. Adesso dobbiamo però fare un passaggio definitivo, cioè se attraverso anche la legge delega in discussione in questi giorni io ho potuto vedere la bozza e avremo una riunione di maggioranza con il ministro Spadafora la prossima settimana. Domani ci sarà un mio question time al ministro, al Senato, sul credito d'imposta. Cioè dobbiamo fare in modo che tutti i provvedimenti che sono oggi all'attenzione del Parlamento e del Governo non diventino, diciamo, una delega in bianco per chi in questo momento è ministro, ma diano la possibilità, certamente sì, di non solo scrivere in maniera chiara che bisogna riconoscere il professionismo femminile a tutti i livelli, ma non più mettere facoltativo il termine di aderire o meno da parte delle federazioni. No, deve essere, come dire, una scelta obbligata per decisione dello Stato, in questo il governo se ne deve assumere la responsabilità insieme al Parlamento, perché noi non vogliamo la solita retorica e non ci basta più solo un fondo, che peraltro leggo dalla bozza della legge delega sarebbe ancora, come dire, incerto, no? Sulle risorse economiche. È vero che la parte economica è certamente fondamentale e quindi lo Stato deve metterci delle risorse proprie per questo riconoscimento importante, ma deve diventare un fondo strutturale che non può essere più legato alle finanziarie o ai cambi di governo. Quindi dobbiamo fare tutti uno sforzo affinché nella legge delega sia scritta in maniera chiara che non c'è più distinzione, che il professionismo femminile è professionismo femminile, punto. E come tale bisogna lavorare in questo senso. Quindi non solo le modifiche alla legge 91, ma tutto il percorso che abbiamo fatto finora deve entrare nella legge delega prossima e diventare realtà. Altrimenti, io mi permetto di dire, diventa ancora una volta uno spot elettorale, e dopo 20 anni di ritardo sinceramente
non vorrei ritrovarmi punto e a capo, quindi questo ve lo dico in maniera molto, molto chiara e diretta, mi batterò insieme alle colleghe e ai colleghi affinché questo riconoscimento diventi realtà in tempi molto brevi, e lo possiamo fare solo se insieme scriviamo questa norma in modo chiaro, no? Anche per chi arriverà dopo di noi, senza più ambiguità di nessun tipo. Quindi io non solo vi manifesto tutto il mio impegno in questo senso, ma mi sento di dire che nei prossimi giorni, quando ci sarà questa ulteriore riunione di maggioranza col ministro, questo deve diventare un tema fondamentale scritto correttamente nella legge delega, perché ad oggi ci sono ancora delle ambiguità e dei punti di criticità. Le chiedo scusa se prendo proprio altri 30 secondi, ma per esempio è scritto genericamente gli sport femminili. Io credo che questa dicitura sia sbagliata. Dobbiamo scrivere che il professionismo femminile in tutti gli sport, in maniera chiara, perché altrimenti ci saranno quelle federazioni che già lo riconoscono, almeno sulla carta, e altri sport che invece non daranno mai l'accesso alle donne, alle nostre atlete. Ecco, quindi dobbiamo evitare di fare un errore ulteriore adesso nella scrittura di questa legge delega. Io la ringrazio tantissimo, sono certa che insomma lo sport non ha colore, non ha partito, sono sicura che si troverà la giusta quadra, perché insomma la via è tracciata, e sicuramente insomma questo testo unico è importante e andrà ovviamente migliorato ove se possibile per permettere veramente soprattutto alle atlete che di fatto svolgono una professione di essere riconosciute come tali, con le conseguenze tutele che hanno i lavoratori subordinati, che possono essere sportivi o meno. Poi ne parleremo magari in maniera più approfondita, capire cosa cambia, ma è assolutamente importante. Senatrice, allora guardi, io adesso ripasso la parola alla Presidente Mantovani, se lei vuole. Noi siamo contentissimi di averla con noi, e magari poi se c'è l'occasione farò un secondo giro di domande, ovviamente se la vediamo uscire dal video sappiamo che è ritornata ai lavori parlamentari. La ringraziamo tantissimo anche per questo. Beh, io sono io che la ringrazio e che vi ringrazio. Finché non mi chiamano per il voto, ovviamente ci tengo moltissimo a rimanere e ad ascoltarvi soprattutto. Le chiedo anche se poi sarà possibile avere anche gli interventi di tutte le relatrici, in modo tale da poter avere anche, per quanto mi riguarda, conoscere tutti gli aspetti di questa bellissima iniziativa. E le aggiungo un passaggio sul credito d'imposta: noi chiederemo che ci sia proprio una percentuale, così come sulla revisione della legge Melandri, che è una proposta di legge che ho depositato qualche mese fa, una quota sia destinata sempre al professionismo femminile e allo sport femminile, anche per la crescita dei vivai delle nostre atlete. Bene, grazie, grazie mille. Ludovica, allora ritorno da te. Beh, questa cosa che ha detto, anche quest'ultima cosa che ha detto la senatrice, è molto interessante, perché insomma è importante che gli sport, diciamo, o chi guadagna di più ovviamente possa aiutare tutto il movimento. Quindi ci stavi raccontando un po' di come è strutturata la tua divisione, e continua pure. No, sì, quindi mi sono trovata a settembre in questo ruolo di grande responsabilità, e dove dal primo giorno il Presidente federale ha sempre parlato di pari diritti e pari dignità da un punto di vista di atleta donna. Su questo non c'è alcun dubbio. Chiaramente vicino a tutto ciò c'era anche la sostenibilità, no? Perché ricordiamo che ad oggi solo 4 sport maschili sono professionistici a tutti gli effetti. Dei 6 sport che erano, 2 hanno anche fatto una marcia indietro, per cui bisogna anche capire in tutti gli sport, penso, di quali, no?
dove si può portare il professionismo femminile, al momento noi lo stiamo proponendo tra 2 anni con una, chiaramente abbiamo deliberato una norma progettuale per portare la nostra serie A al professionismo. Penso che siano dei tempi necessari, chiaramente il lavoro è già iniziato da settembre, nel momento in cui uno parla di pari diritti e pari dignità, per me che non sono un avvocato non è tanto importante cosa c'è scritto sul contratto, ma è importante soprattutto riuscire a far sì che i club quando si iscrivano abbiano ben chiaro dove i fondi, laddove avvengano, vanno distribuiti, no? Quindi ci sono 2 modi per poter far sì che quando arrivano dei fondi, che siano in questo caso del governo, no? Nel caso appunto ci accompagni nel percorso verso il professionismo, ma anche dalla FIFA, che chiaramente è diciamo i fondi importanti, che in questo momento sta destinando il 40-50% dei fondi che arriveranno in federazione saranno destinati al calcio femminile, faccio una parentesi, dal calcio base alla Serie A, quindi stiamo parlando di fondi che verranno distribuiti per tutto il sistema, però le licenze, come dicevi tu prima, sono un passaggio importante, perché la licenza è qualcosa di scritto dove chiaramente una volta che uno riceve un contributo bisogna capire poi dove dover intervenire per tracciare una linea. Noi abbiamo richiesto molte più figure professionali vuol dire dall'infrastruttura, cioè dall'organizzazione, dal direttore sportivo, dall'ufficio stampa, ad arrivare fino all'allenatore dei portieri. Faccio l'esempio di 3 figure che non erano contemplate, ma allo stesso tempo anche da un lato sportivo, uno sviluppo per quanto riguarda le nostre squadre di Serie A e di Serie B, che deve tener conto non soltanto della primavera come seconda, diciamo, chiamiamola seconda, anche se per me è importantissima squadra, rosa di squadra, ma anche avere chiaramente delle squadre da un punto di vista del calcio base, quindi under 17, under 15, under 12. E questo per promuovere lo sviluppo, per far sì che le atlete si trovino custodite già, no, all'interno di club che comunque militano nella nostra prima serie e nella nostra serie B, che è altrettanto importante. Quindi tutti questi cambiamenti che sembrano piccoli sono dei grandi cambiamenti. Abbiamo qua Elisabeth, con la quale ci confrontiamo spesso e volentieri, che rappresenta uno dei nostri club di Serie A, e noi sappiamo che chiediamo degli sforzi in più in questo momento ai nostri club. Sappiamo quindi che, voglio dire, anche se hanno degli aiuti dalla federazione, gli chiediamo anche di investirli in una determinata maniera. Però capiamo anche che se vogliamo essere pronti per appunto l'anno 2022-23 dobbiamo iniziare adesso ad alzare un'asticella e dobbiamo tutti, no, renderci conto che appunto dobbiamo fare un percorso congiunto. Quindi io ho trovato massima disponibilità in questo momento, le ammissioni, abbiamo chiuso le ammissioni ai prossimi campionati, quindi siamo in attesa che la commissione verifichi il tutto, però voglio dire, ci ha comunque fatto piacere che non c'è stato, dal punto di vista di lettura delle licenze, no, un ostacolo da parte dei club. Devo dire che al momento hanno capito, penso, la direzione. E anche in un momento di emergenza a volte bisogna rimanere molto chiari e molto lineari, no? E questa è un po' la linea della federazione. Io devo dire che mi metto chiaramente a disposizione per cercare appunto di comunicare con tutti i club per capire anche le loro esigenze, quindi c'è un confronto che è settimanale, dipende anche da certi aspetti, anche a volte anche più intenso, e quindi cerchiamo di portare avanti un progetto che possa essere poi, no, capito magari nel tempo, ma a piccoli passi noi stiamo già ben costruendo questa strada. Ti ringrazio tantissimo. Sì, guarda, mi trovi ovviamente d'accordo sul fatto, almeno insomma, è appunto un'opinione, di fare i piccoli passi, ma farli e poi farli diventare effettivi, perché spesso si parla di professionismo al femminile, senza poi effettivamente pensare non solo a quello che c'è dietro, ma anche a quello che c'è sotto. Quindi, secondo me, molto spesso hanno detto no, professionismo da domani, senza tener conto invece di alcuni standard, alcune caratteristiche che, se non fossero state inserite, era, diciamo, un professionismo un po' zoppato, nel senso che è vero, è giusto arrivare al professionismo, ma appunto ci si deve arrivare per gradi, cioè professionismo non è solo avere il contratto da professionista, ma sostanzialmente riempirlo, ecco, dico una,
un termine giuridicamente obbrobrioso che non c'entra nulla, però deve essere un qualcosa di, oltre che di sostenibile, che è vero che ho sentito spesso, una parola abusata, però personalmente è vero, perché il professionismo, ahimè, costa, e sicuramente con gli sgravi fiscali, con gli aiuti, si può riequilibrare, ma bisogna arrivare a degli standard di un certo tipo, perché sennò io magari sono, in generale, parlo, sono un club, faccio firmare un contratto di, come sportivo professionista, una calciatrice, e poi magari non c'è neanche i campi di allenamento. Ecco, quindi bisogna ovviamente evitare di arrivare a questo, e ovviamente si stanno facendo tutti questi passi per arrivare a degli standard e poi introdurre, giuridicamente parlando, il professionismo. Faccio un piccolo cambio di programma, spero non si offenda Ida Linda, ma visto che la Presidente appunto ha parlato delle licenze e dei club, passerei la parola a Elisabeth Spina, che è la responsabile di tutto il settore femminile del Milan, che saluto, sono molto contenta di rivederti, e appunto il Milan è entrato ormai, questa è la terza, inizierà la terza stagione, se non mi sbaglio, nel massimo campionato. Ovviamente il Milan è entrato non solo in modo professionale ma anche professionistico, e come appunto come società che ha fortemente voluto un settore femminile, quindi diciamo che sostanzialmente, a parte il fatto che le ragazze sono considerate dilettanti, non c'è ovviamente differenza tra un calciatore e una calciatrice, quindi vorrei che tu ci spiegassi come lavora un club professionistico nel settore femminile e come appunto pensi che cambierà sostanzialmente il calcio femminile, anche se giuridicamente parlando per tante cose per voi cambierà poco, visto che il trattamento giuridico che date alle ragazze come se fossero professioniste. Buongiorno a tutti, vi ringrazio nuovamente per l'invito. E è un piacere oggi poter trattare un tema così importante, ed era tanto tempo che aspettavamo comunque di farlo in una maniera così concreta. Come sapete, noi ci siamo approcciati al calcio femminile con grande senso di responsabilità, facendo degli investimenti importanti, non tanto per il raggiungimento in breve tempo di risultati sportivi, quanto soprattutto investimenti diretti alle tutele delle atlete. Già dal primo anno in cui abbiamo partecipato al campionato, quindi dalla stagione 18-19, abbiamo deciso di far sì che le atlete potessero godere, oltre che dell'accordo economico, quindi dei proventi derivanti dall'accordo economico depositato nella divisione calcio femminile, di un contratto di collaborazione col club che potesse permettere a noi di versare loro i contributi previdenziali. Quindi da questo punto di vista le nostre atlete già da 2 anni hanno in qualche modo uno status da professioniste a tutti gli effetti, anche se questo in questo momento non è riconosciuto comunque a livello federale. La scorsa stagione siamo stati seguiti con piacere dall'Inter e crediamo che questo possa aver dato anche una spinta per far sì che il movimento potesse crescere insieme. Logicamente, a trattare le ragazze nella maniera più professionale possibile significa sicuramente dare determinate garanzie per quanto riguarda le tutele, però darle anche le medesime opportunità dal punto di vista di strutture, di strutture organizzativo, di infrastrutture, e credo che un'altra grande dimostrazione degli investimenti fatti e della volontà di poterle a tutti gli effetti equiparare come opportunità alla prima squadra maschile è stata fatta durante il periodo post, diciamo, Covid, o durante il periodo Covid, quando al pari della prima squadra maschile il club ha deciso di garantire loro l'opportunità di poter proseguire gli allenamenti con un ingente investimento. Quindi
Sicuramente dal nostro punto di vista la società è stata in questi anni molto, molto sensibile al tema e naturalmente concordo col fatto che essere professionisti significa che tutte le componenti che comunque fanno parte, quindi dall'atleta alle figure professionali che si relazionano con loro, possano crescere per poi arrivare a rappresentare al meglio questo status. Sì, sì, assolutamente, grazie mille per aver portato la tua esperienza, poi sicuramente torneremo anche sul punto. Ida Linda, torno da te, mi scuso ancora per aver fatto questo cambio di programma, quindi ritorno alla FIGC, e appunto tu sei membro della CAEF, che è la Commissione Accordi Economici della FIGC, che ovviamente è un organo molto importante, un organo che adesso svolge una funzione, ma sicuramente dovesse entrare effettivamente nel professionismo, cambierà un po' questa funzione, cioè rimarrà sempre, diciamo, di tutela nei confronti delle calciatrici, ma magari avrà un altro sviluppo. Ecco, se ci racconti un po' come funziona, ovviamente anche la tua esperienza nel mondo femminile in seno alla FIGC. Non ti sentiamo, Ida. No, abbiamo qualche... Non so se sono io, ma abbiamo qualche problema con Ida, perché vedo che il suo microfono è attivo, ma non sento. No, penso che sia... Non so se è un problema... Adesso la... Prova, esatto, senza auricolari. Sì, perché Zoom forse... Mi sentite adesso? Perfetto. Allora, innanzitutto... Di nuovo ringrazio te per l'invito, Olimpialex, e ringrazio voi per aver condiviso questo panel interessantissimo che ci sta particolarmente a cuore, uomini e donne, non soltanto donne. Allora sì, dicevi, parlavamo per quanto riguarda la mia esperienza nel calcio, nel calcio maschile come avvocato di diritto sportivo e come dirigente. Nel calcio femminile nasce più o meno nello stesso periodo, nasce per Ludovica, quindi con la nascita della divisione calcio femminile, l'istituzione della CAEF, che è la Commissione Accordi Economici Calcio Femminile. Io mi occupo principalmente di diritto internazionale, diritto dello sport e diritto internazionale. Ne approfitto per fare un breve passaggio perché è di ieri la pubblicazione di un report sugli highlights dell'impatto sociale ed economico in Francia, dei mondiali di Francia. Suggerisco la lettura di questo report, che è molto interessante. Leggevo che si parla di 284 milioni di impatto sul prodotto interno lordo francese. Sono dei numeri stratosferici. Noi parliamo sicuramente di valori, di creazione di un sistema che sia sostenibile, ma non dobbiamo neanche trascurare i numeri, che sono importanti. Quindi non si tratta soltanto di sostegno, ma anche di sfruttamento di questo potenziale pazzesco che è il calcio femminile. Al di là dell'oltre un milione di spettatori e del miliardo di persone raggiunte dal campionato, dai mondiali. E di ieri sempre la pubblicazione, però ad opera di un'agenzia privata, del calcio, tradotto sarebbe un World League Report sul calcio australiano. Pensate che le atlete australiane guardano sempre molto più verso l'Europa che all'America rispetto al passato, proprio perché anche loro attratte dall'indotto e dalla situazione positiva. Tornando alla CAEF, abbiamo detto che si tratta di una commissione accordi economici che ha gli stessi compiti che aveva la CAE nel calcio maschile, e nasce con lo scopo di tutelare appunto i soggetti legittimati ad agire
nel senso sicuramente le calciatrici, i collaboratori sportivi e anche gli allenatori. Quello che è fondamentale però, mi ricollego a quello appena accennato sia dalla senatrice che da Elisabeth, è l'oggetto. L'oggetto del reclamo non è un contratto di lavoro, ma è appunto un accordo economico, che da un punto di vista semantico possono sembrare la stessa cosa, ma dal punto di vista dei risvolti non sono affatto la stessa cosa, in quanto è lo stesso articolo 94, quinquies delle NOIF, esplicita che è esplicitamente escluso un contratto di lavoro subordinato per le calciatrici e per tutti gli atleti non professionisti. Quindi a tagliare la testa al toro intervengono le NOIF stesse. Dal 2022-23 avremo un procedimento è già in atto un procedimento di professionalizzazione, quindi consideriamo la CAEF, mi piace intervenire oggi dicendo che la CAEF costituisce una tappa di questo più ampio processo di riconoscimento e valorizzazione ed è un organismo a tutela, perché di fatto tutela gli interessi economici delle calciatrici. Ricordiamo, io lo ripeto sempre alle mie assistite, ma anche quando mi capita di parlarne in webinar o in incontri, è fondamentale depositare il contratto, diversamente la tutela non può essere riconosciuta, quantomeno a livello federale. E ho apprezzato molto l'approccio, che lasciatemelo dire, è tipicamente femminile, sia di Ludovica che della senatrice, nell'accettare che questo deve essere un procedimento graduale. Graduale che significa? Significa che non possiamo partire in quarta col professionismo, è per i costi che comporta e per i rischi connaturati a qualunque procedimento così irruento. Allora, dopo il grande successo dei mondiali, io credo che la stessa crisi che poi è intervenuta con la pandemia, addirittura sono state messe in dubbio la vitalità, quindi la sopravvivenza di questo sport, io sarò un ottimista, ma la vedo assolutamente in maniera diversa. Si tratta di limitare i danni, nel senso tirare un po' i remi in barca, come si è fatto in tutti i settori, e ragionare nel lungo periodo con un po' di buon senso. Quindi questo lo otteniamo investendo e non riducendo gli investimenti in un momento di difficoltà. Lo vedremo anche nel discorso delle sponsorizzazioni, a cui pure vorrei dedicare due parole, però è fondamentale avere sempre un occhio puntato alle competizioni internazionali, che sono quelle che forniscono la spinta e migliorano la visibilità e aumentano la popolarità e il prestigio dello sport e delle atlete che militano in questo sport. Inoltre chiaramente ci sono dei diversi modelli che si possono adottare, ma non dimentichiamo che in base all'ultimo report della FIFPRO, che era del 2017 se non ricordo male, soltanto il 18% delle giocatrici sono professioniste. Questo vuol dire, io per professionista specifico sempre, intendo quello che professionista definisce la FIFA, vale a dire l'atleta che abbia un contratto scritto e che venga pagato per più per l'attività svolta, nella fattispecie quella calcistica, che per le spese sostenute. Il resto, nel calcio femminile, abbiamo un 82% che non godrebbe di questo status legale e quindi, per intenderci, dell'applicazione di tutte le norme previste a livello federale, sia interno che internazionale, ma anche a livello nazionale. Per esempio, mi vengono in mente l'ERTE o la cosiddetta cassa integrazione in Italia e tutte le misure di protezione e di sostegno nazionale che si pongono sia per le atlete, per le calciatrici, ma anche mi viene in mente le pallanuotiste, col discorso relativo alla maternità, che è un problema che si pone continuamente ogni anno, almeno da una certa età in poi. I contratti, inoltre, è interessante notare, mi piace darvi questo aspetto, diciamo, questo feedback internazionale, dato che abbiamo già Ludovica, la senatrice, abbiamo Elisabeth, che ci parlano proprio della situazione nazionale, che devo dire, nel panorama internazionale, il nostro caso è un caso positivo, perché i numeri non sono sicuramente tutti a favore del professionismo, anzi, l'essersi attivati in tempi molto rapidi a seguito di una crisi come quella che abbiamo vissuto fa onore al presidente Mantovani, al presidente Gravina, che hanno sempre sostenuto la necessità di andare incontro al professionismo, al calcio femminile. Poi per professionismo si intende tutto quello che abbiamo detto fino adesso, non una mera etichetta, poi
che lo vogliamo chiamare professionismo, è già difficile da tradurre dilettantismo nelle altre lingue. Io ho sempre difficoltà, dico amateur, però in realtà dilettantismo da noi vuol dire tante cose, è un problema che ci troviamo sempre ad affrontare. Sostanzialmente le tutele sanitarie connesse ai diritti delle lavoratrici, è sempre la solita storia legata al gap di cui parlava la senatrice e che è riferibile sia al professionismo che al dilettantismo, ma anche a un gap naturale che c'è tra l'uomo, diciamo il lavoro, lo stesso lavoro svolto dall'uomo e dalla donna in termini di, diciamo, di salari, ma è un problema a livello diciamo mondiale, e in termini di riconoscimento qui del proprio lavoro. Di fatto le calciatrici dicono: vorremmo svolgere questa attività come attività principale e che ci dia da vivere, quindi non essendo costretta a svolgere un secondo lavoro per poter mantenere quella che è la nostra passione, il nostro lavoro, e avere le tutele che ne derivano come per qualunque altro lavoratore in qualunque altro campo. È evidente quindi che questa situazione di fatto, no? Prima c'era il divieto di giocare a calcio, ricordiamocelo, non parliamo di secoli fa, ma di qualche anno fa, le donne non potevano giocare a calcio, adesso possono giocare a calcio, però questa limitazione, questo essere vincolati a un dilettantismo perenne, di fatto costituisce una forma subdola di ban moderno e va superato nei termini e nelle modalità che si vorranno concordare e che vedo stanno trovando riscontro anche a livello governativo, perché è fondamentale, non ce lo scordiamo, ma nasce sempre dal basso, nasce dalle esigenze, dalla richiesta delle stesse calciatrici. Ricordiamo Macarena, la giocatrice argentina, che ha sollevato la questione relativa al proprio contratto, sostenendo che fosse di fatto un contratto di lavoro, e quindi apre, diciamo, la porta a una serie di ricorsi che possono essere frenati riconoscendo già un professionismo e prevenendoli. Non voglio dilungarmi troppo, forse l'ho già fatto, fatemi un cenno. Però no, ma guardi Deline, adesso magari facciamo, adesso poi passo la parola a Lucia e a Stefano. Vai. Sul discorso nostro di esperti in diritto sportivo, perché in questa fase di crisi che si può vedere da un punto di vista negativo, ma che va vista sicuramente da un punto di vista positivo, come di rinascita, come un foglio bianco dove si può riscrivere tutto, perché va tutto ricostruito, soprattutto in ambito di calcio femminile, va ricreato da zero, e il ruolo dell'esperto in diritto sportivo, dell'esperto di sport è fondamentale per dare sostegno e nuova linfa a questo mondo, innovare, creare valore. Parlavo poco fa delle sponsorizzazioni, accennavo, creare la connessione tra i potenziali sponsor, le atlete testimonial, i club, le federazioni. Ricordiamo che tra gli altri DAV, che è uno sponsor molto attento alla donna in generale, ha sponsorizzato il calcio femminile, per dirne una tra le tante. Assolutamente. No, ma dopo, guarda, sulle sponsorizzazioni ci torniamo, perché è un punto molto interessante, anche appunto come oggi le ragazze possano diventare, diciamo, dei role model anche nei confronti delle atlete più piccoline. Cioè, bellissimo, settimana scorsa ero in un centro sportivo, è arrivata una bambina a fare un provino, ma è stato proprio per vedere se tesserarsi l'anno prossimo o meno, e il papà mi ha detto: ho visto, la mia bambina vuole giocare a calcio perché ha visto Valentina Giacinti e adesso lei vuole giocare a calcio. Quindi il discorso, appunto, su cui poi torneremo, che secondo me è molto bello, quindi non io che sono un'appassionata di calcio, ma quando io ero piccolina sicuramente guardavo, c'erano delle difficoltà, non so, magari sapevo che fossero determinate calciatrici, ma oggi l'idea che appunto una ragazzina veda, in questo caso Valentina Giacinti, dice: papà, mamma, voglio giocare a calcio, è molto interessante. Ma ci torniamo dopo. Adesso, visto che tu hai parlato proprio da Linda dell'importanza del ruolo degli avvocati di diritto sportivo, passo la parola a Lucia, che si occupa da tantissimi anni di diritto sportivo e anche, insomma, negli ultimi anni soprattutto, come appunto fornisce assistenza legale alle calciatrici. E secondo me ci sarà ovviamente un cambiamento anche nella nostra professione di assistenza nei confronti delle calciatrici, sia come visto magari l'avvocato come procuratore delle calciatrici, ma anche come avvocato. Cioè, oggi l'assistenza legale pura di un avvocato verso le calciatrici è limitata, personalmente, e dico purtroppo. Un domani, quando arriverà il professionismo,
non ci sarà più ovviamente questa difficoltà, ma sarà come assistere un, e tu lo sai molto bene, un atleta, un calciatore. Quindi dici tutto della tua esperienza. Grazie, saluto tutti. E la senatrice mi ha mandato un messaggio in privato, ringrazio, è dovuta ovviamente correre, quindi colgo insomma l'occasione per dare ulteriore saluto. Saluto evidentemente tutti. Sulla base di quello che dici tu, non fare la furba, perché lo sai perfettamente che, quanto era? 5, 6, 7 anni fa, non mi ricordo più, eravamo insieme. Quindi parlavamo. Cinque. Forse 2015. Quindi insomma, un buon 5-6 anni, e anche il mister Cincotta si ricorda. Insomma, abbiamo sempre voluto, no, trattare questo tema. Dal nostro punto di vista, c'è anche Elisabeth, che saluto nuovamente, diciamo la figura del legale proprio adesso credo che sia quella figura, forse solo è l'unica autorizzata, perché avendo, non ci ripetiamo, lo status di dilettante, ahimè, la figura dell'agente sportivo, propriamente detto, non è contemplata e, come magari alcune società esigono, non possono proprio ovviamente affacciarsi a tutelarle. Credo che il club piuttosto... chiamiamo seri, organizzati alla stregua insomma del Milan, della Juventus, insomma, Sassuolo, eccetera, quindi facciano assolutamente il loro dovere nel esigere appunto questa, che la qualifica sia quella giusta. Quindi proprio noi come legali, soprattutto specializzati, ma questo, come dicono i francesi, ça va sans dire, insomma, è opportuno sempre rivolgersi alle figure specializzate in tutti i campi del nostro ordinamento, se vogliamo, branche, eccetera. Quindi il lavoro c'è, ma quando cambierà, e speriamo, insomma, contribuiremo, e noi professionisti lo dobbiamo assolutamente fare, anche a, come dire, collaborare sia con i politici, sia con le istituzioni, per quello che può essere la nostra esperienza, faremo sì che ovviamente quando le calciatrici assumeranno lo status di professionista, in quel momento evidentemente gli agenti sportivi avranno, quelli iscritti al CONI, sappiamo regolarmente, sono con tutte le procedure prescritte, potranno effettivamente avere i mandati regolari dalle calciatrici. Quello che succede nella prassi non ce ne importa, non è abitudine nostra, noi che siamo qui nel panel, la piattaforma Olympialex, che ovviamente ringrazio sempre per organizzare questi fantastici webinar e incontri. Siamo tutti quegli altri, io dico sempre, no Sara, tu lo sai la mia mentalità, cioè non ce ne importa quello che fanno gli altri, come lo fanno, lasciamo perdere. Anche perché proprio di recente mi sono imbattuta in una calciatrice, adesso non faccio ovviamente nomi per ovvia riservatezza, ma di ottimo livello e di ovviamente la società di Serie A, che appunto mi parlava di sedicenti figure professionali che si erano avvicinate facendole sottoscrivere un accordo, il quale oltre ad essere nullo, ripeto, non mi dilungo assolutamente su criteri tecnico-giuridici, ma ovviamente comporta cosa? Comporta le aspettative dell'atleta, che poverette si affidano a queste figure che ritengono di essere la panacea di tutti i mali. Con clausole piuttosto gravi, ma questo dal punto di vista etico io lo confuto, Stefano Bosio lo sa perfettamente, lo confutiamo sempre anche nel maschile, se vogliamo fare la differenza di genus, perché l'etica e il rispetto dei valori e la proporzionalità degli stessi deve essere sempre fatta salva se vogliamo fare la differenza in questo mondo. Quindi voglio dire, ci troviamo di fronte ancora adesso, proprio stavo dicendo, della prassi in queste figure che speriamo, ecco, con l'avvento, e abbiamo iniziato appena adesso, della professionalizzazione, smetterà di esserci. Io per quello che mi consente, diciamo anche, ma mi consentono anche le società, i dirigenti con cui vado a parlare, con cui mi confronto, per quanto nell'organizzazione, Elisabeth lo sa perfettamente, chiaramente magari c'è una figura che possa in qualche momento essere predominante nella vita della carriera dell'atleta, perché parliamo di atlete di primissimo livello, perché hanno fatto ovviamente i mondiali, quindi più di quello che devono fare, è chiaro che invece la figura del legale, quella che autorizza il mandato, deve essere evidentemente conferita a un legale specializzato soprattutto.
Certo, ma proprio perché ovviamente questo, tu hai parlato in questo caso quando il legale, diciamo, agisce come procuratore. Però c'è anche la possibilità... No, Sara, dove... io, perdonami se ti interrompo, allora sì. Io voglio sempre, l'ho detto anche ieri in un altro webinar, noi siamo legali, la gente, noi siamo legali, consulenti, sì, assolutamente. Sei d'accordo? Cioè, assolutamente. Quindi, ma non perché voglio dire, io lo sai perfettamente, ma assisto, collaboro e... Nell'entourage di un atleta, di un artista, di un pilota, di un motociclista, va da sé che la figura, ripeto, specializzata di un avvocato sia importante e necessaria. Assolutamente. La gente, noi non possiamo assolvere quella funzione. Sappiamo che a livello deontologico abbiamo una serie di elementi ai quali dobbiamo necessariamente soggiacere perché abbiamo fatto il nostro fantastico giuramento e tale è. Perdonami se ho fatto questa, diciamo, No, mai. Hai fatto benissimo, ci mancherebbe. No, era proprio il fatto di dire, perché molto spesso oggi magari qualche ragazza pensa che, non so, con di fianco un avvocato possa essere tutelata al 100%. Oggi poi arriviamo appunto tra qualche minuto da Stefano, essendo comunque dilettante, le tutele che ha sono molto poche, nel senso, faccio un esempio banale, non viene pagata determinate condizioni, allora l'avvocato cosa può fare? Va dai Dalide e dice: scusate, buongiorno alla CAEF, insomma, predispongo il ricorso. A proposito, scusa se ti interrompo, però sì. Questa cosa io la ripeto molto spesso perché, essendo di nuova costituzione, la CAEF ci troviamo molto spesso a dover dichiarare inammissibili dei ricorsi perché i contratti non sono stati depositati. Ora, senza voler criticare o lasciare adito a possibili critiche, un accordo economico, il mio lapsus non è, è proprio... il contratto ante litteram, diciamo, è un accordo economico tra il club e la calciatrice, il collaboratore sportivo o l'allenatore. Di fatto, depositandolo, il club riconosce un proprio debito. Quindi, pur essendo onere del club depositarlo, di fatto non ha nessun interesse. Quindi, anche a non voler pensare male, può essere dimenticato. Io consiglio sempre alle calciatrici, perché hanno la possibilità di farlo nei 30 giorni, di verificare che sia avvenuto correttamente il deposito, diversamente di provvedere personalmente loro stesse a farlo. In maniera, se questo non succede, purtroppo, noi non possiamo dare alcuna tutela, perché la CAEF è chiaramente un organo giudicante di prima istanza, ma ha dei poteri limitati. Non può giudicare su un accordo che non è stato ritualmente depositato. Quindi questo è un passaggio tanto semplice quanto essenziale e indispensabile. Lo ripeto sempre, ma credo possa essere utile per chi ci ascolta, dato che ci sono tante giocatrici, tante persone interessate a questo mondo, depositate gli accordi economici. Assolutamente. Un'altra cosa importante è l'accordo economico può contenere solo le cifre dell'accordo, appunto, della pattuizione fra club e giocatrice, e tutto il resto che vuole essere pattuito fuori in realtà è nullo, perché le scritture private sono vietate. Ma e qui ritorno a quello che volevo chiederti prima, Lucia, che poi ci spiegherà anche Stefano. Cioè, molto spesso uno pensa: ah, ok, come il calciatore, oltre alla somma, ti garantisco la casa e questo e quest'altro. In realtà sono tutti degli extra che nell'accordo economico non ci sono scritti. E anche questo è il discorso della tutela di noi avvocati, che molto spesso ci siamo trovati davanti magari delle situazioni dove io avevo in mano un accordo economico e solamente quello potevo, diciamo, tutelare nei confronti del calcio, e tutto il resto no. E invece qui, con un professionismo, si avrà dell'altro, quindi si avranno le cosiddette altre scritture in cui in realtà il club e la calciatrice possono effettivamente contrattare tutto quello che vogliono, ovviamente nella massima legalità. Però questo è un aspetto in più su cui molto spesso noi avvocati siamo un po' in difficoltà, perché ci sono stati dei casi in cui dici: caspita, io però questo posso aiutarti a riconoscere. Di più, davanti soprattutto alla CAEF, è impossibile.
Però se è contenuto nell'accordo economico, Sara, parlo di ulteriori somme a titolo di indennità di trasferta, rimborsi spese forfettarie, voci premiali, che è una voce molto ampia, attenzione, perché nell'annuale puoi mettere voci premiali, rimborsi spese affitto, alloggio con i limiti di cui agli articoli delle NOI. Però, attenzione, nel contratto pluriennale che può arrivare a un massimo di 3 anni è prevista la possibilità di un'ulteriore indennità per ciascuna stagione sportiva che ti può fare aumentare rispetto ai 30.000 euro i pico previsti. Sì, assolutamente. E devo dire che la porta, ne abbiamo discusso anche in commissione, proprio in commissione, la voce voci premiali prevista così to cure anche nel contratto annuale lascia comunque una porta, per fortuna dico io, aperta ad aumentare questo tetto massimo di 30.000, che per dirla in termini fruibili anche per chi non mastica proprio di calcio, è il compenso minimo previsto per un giocatore di Lega Pro, quindi un minimo federale, un massimo federale. Scusami, volevo aggiungere questo, al di là poi di quello che può essere fatto o meno. Nella mia esperienza, visto che parliamo di società professionistiche che hanno il settore femminile, onestamente vi dico, pubblicamente lo dico, che le società non hanno la benché minima volontà e atteggiamento di mettere in difficoltà le calciatrici, onestamente. Io, ripeto, ho diverse esperienze, 3 anni a questa parte, e con società blasonate come anche quella che rappresenta oggi Elisabeth, e devo dire che troviamo sempre le soluzioni, perché proprio in virtù del fatto che le calciatrici, e questo fa onore davvero alle società professionistiche che hanno il settore femminile, perché proprio in virtù del fatto che non hanno tanta tutela, vengono incontro a loro stesse proprio, oltre che con lo strumento di cui stavi parlando tu, cioè aumentando in poche parole quel compenso che poi va a finire ad integrare quell'esigenza che poi possono riversare, ecco, sulla necessità di trovare l'alloggio al posto di che cosa. Quindi nell'ambito di poi le società o comunque le, come dire, quelle realtà non ben organizzate o che hanno delle difficoltà di tipo economico, beh, quelle forse alla fine io preferisco che nell'ambito della trattativa e quando la società o l'atleta viene tesserata non venga sbandierato, ecco, la tranquillità, no, alla casa ci pensiamo noi, nel maschile succede tutto il contrario, sì, ci pensiamo noi, e poi anche quelle scritture, posso permettermi di dire, posso farlocche, non sono tutelati nello stesso modo. Devo dire, ecco, che nella realtà dei fatti trovo tanta concordia e armonia anche in questo, perché vogliono effettivamente tutelare al massimo il benessere proprio delle loro atlete. No, ma assolutamente, era ovviamente un discorso anche generale, perché ovviamente ci sono delle società di un certo tipo e magari sono delle società di serie minori. No, ma al di là di quello, ovviamente noi come CAEF riceviamo i ricorsi e prendiamo atto che i contratti non sono stati... Assolutamente. Poi si può contattare la società e dire: guardate, si sarà trattato di una svista, proviamo a trovare una soluzione transattiva, di fatto tu non sei titolare di alcun credito perché non hai depositato il contratto. Parlo di società di A, di B, società anche importanti, però sai, a volte anche, diceva giustamente Ludovica, la segreteria, il segretario, il direttore sportivo, cioè si fa un po' di confusione perché si passa tutto al maschile, no? Almeno io sono anche stata dirigente di una società che aveva anche un settore femminile, ma spesso fa tutto lo stesso segretario, perché anche come mole di lavoro è minore, qualcosa può sfuggire. Invece avere anche proprio una sistematicità sia a livello economico che a livello strutturale è fondamentale per poi andare avanti step by step, ecco. Assolutamente. Allora, visto che appunto siamo nell'ottica più giuridica, quindi dilettantismo, professionismo, e abbiamo parlato accordo economico, invece che si differenzia ovviamente da un contratto di prestazioni sportive che oggi firmano per esempio i colleghi uomini, Stefano, passo ovviamente la palla a te, perché sei diciamo l'esperto jus laborista, quindi mi piacerebbe che tu inquadrassi un po' quello che può essere un domani effettivamente l'inquadramento delle ragazze e sostanzialmente cosa cambia, ecco, rispetto ad oggi. Grazie mille Sara, innanzitutto buonasera a tutti e grazie per l'invito. Io sono il primo maschietto ad intervenire, quindi ci tenevo particolarmente a farvi complimenti, perché
Il fatto che si arrivi a parlare di professionismo anche nello sport femminile è qualificato anche da interventi come i vostri, nel senso che ci sono colleghe professioniste che parlano con grande competenza, dimostrano grande passione e hanno molto da insegnare anche a noi maschietti. Quindi questo è un complimento che vi giro molto volentieri e lo faccio davvero di cuore. Io direi, vorrei fare una premessa a quello che dicevi tu, tornando un po' su un argomento che è stato affrontato già in precedenza. Lo sport femminile, nel momento in cui in questo momento parliamo di calcio, punta al professionismo, devo dire che fa una scelta molto coraggiosa e fa una scelta anche in controtendenza a quello che è un po' il trend dello sport professionistico in Italia, perché ricordava prima la senatrice, se non sbaglio, o non so chi, che ad oggi sono 4 gli sport professionistici in Italia, tra l'altro tutti maschili. Brava, scusami, avevo fatto confusione. No, perché è molto importante, perché non bisogna far confusione, attenzione, non è che tutto lo sport maschile professionistico è le... Assolutamente, assolutamente. Questa, che le persone devono essere così. E per quello che dico, che infatti è una scelta molto coraggiosa, perché innanzitutto è in controtendenza, perché lo sport professionistico ad oggi, oltre a essere solo maschile, si sta anche riducendo, perché prima le discipline professionistiche ne erano di più, poi sono andate diminuendo, ad oggi sono solo 4 a livello maschile. E tra l'altro vi ricordo che il calcio sta discutendo anche di ridurre ulteriormente il professionismo nel proprio ambito, perché nel calcio il professionismo è nella Serie A, nella Serie B e nella Serie C, e adesso si parla di diminuire le squadre professionistiche in C, perché ci sono tutta una serie di problemi. Quindi il fatto che lo sport femminile vada verso il professionismo, in questo caso il calcio, è una scelta molto coraggiosa che va sostenuta. Va sostenuta perché, e qua entriamo in un problema fondamentale, che è quello che è già stato detto prima, della sostenibilità. Ed entrando un po' nell'argomento che mi riguarda principalmente, parlo di sostenibilità perché quando si parla di professionismo si parla di rapporti di lavoro veri e propri, cosa che nel dilettantismo non esiste. Possiamo chiamarli accordi, possiamo chiamarli in qualsiasi modo, ma non sono mai rapporti di lavoro subordinato. E questo che differenza fa? Fa una differenza fondamentale, perché il rapporto subordinato costa, cioè mediamente voi sapete, chi opera nel settore, ma comunque anche in generale, che quando io parlo di un importo netto dato come retribuzione ad un lavoratore subordinato, significa che per il proprio datore di lavoro quel costo è perlomeno il doppio. Dato da cosa? Da contribuzione previdenziale, da contribuzione sociale, da versamento a vari fondi e quant'altro. Quindi questo è un aspetto fondamentale, perché io mi auguro che questo sia un punto di partenza, ma soprattutto sia un percorso che venga portato avanti con coraggio e venga sostenuto. Non vorrei davvero che adesso si facessero tanti bei discorsi e poi tra qualche tempo fossimo qua a dire che non c'è sostenibilità in questo settore. E ovviamente il mio pensiero si rivolge chiaramente alla politica, si rivolge a chi materialmente deve anche pensare di inserire denari in questo sistema per poterlo rendere sostenibile, e ovviamente si rivolge anche alla società. Mi ha fatto molto piacere sentire la rappresentante del Milan dire che di fatto le calciatrici della propria società sono trattate anche da un punto di vista previdenziale come professioniste. Perché questa, secondo me, è fondamentalmente la differenza fondamentale e sarà il vero salto di qualità dell'introduzione del professionismo nel mondo del calcio femminile. Perché? Perché al di là dei compensi, che poi possono essere più o meno variabili, ovviamente sono concordati anche, diciamo così, un po' sul valore di quello che è la prestazione che viene data dalla singola calciatrice, però è chiaro che il rapporto di lavoro subordinato presuppone il fatto che al termine della propria carriera, dopo un tot numero di anni ovviamente, la lavoratrice sportiva professionista, quindi subordinata, possa ad esempio accedere al sistema pensionistico. Quindi possa avere una pensione che possa sostenerla dopo la propria attività. È chiaro che però anche qua, proprio perché parliamo di sport femminile, non dobbiamo nasconderci dietro un dito. Noi sappiamo che il professionismo sportivo fino a pochi anni fa aveva un privilegio anche per quanto riguardava la situazione previdenziale,
e diciamo così, gli sportivi professionistici andavano in pensione ad un'età decisamente inferiore rispetto ai lavoratori normali. Dopo la riforma del 95, di fatto la situazione è stata equiparata. Quindi per me, ad esempio, sarebbe interessante poter anche capire se soprattutto nell'ambito dello sport femminile, quindi con tutte le problematiche che può avere una donna che fa sport, ma soprattutto che lavora, potrebbe essere interessante anche capire se ad esempio nel sistema previdenziale fosse possibile trovare un modo per aiutare da un punto di vista previdenziale pensionistico le sportive ad avere un trattamento magari migliorativo rispetto a quello che è attuale. Difficile, perché ovviamente si tratta di dover trovare dei fondi, si tratta di dover trovare la possibilità di accedere a questo sistema, però questo stiamo parlando di una cosa sfidante, no? L'abbiamo detto prima, addirittura di un sistema in controtendenza. Sarebbe bello se questo capitasse. Sarà molto interessante, secondo me molto bello anche, e qua magari penso a Ida Linda, visto che già si occupa della materia, andare a vedere come saranno scritti gli accordi economici collettivi relativi alle sportive calciatrici professioniste, perché gli sportivi professionistici, come un qualsiasi lavoratore subordinato, hanno un proprio contratto collettivo nazionale di lavoro. In questo caso si chiama accordo economico collettivo, ma la natura pressoché è identica. Questo lo dico perché poi negli accordi economici vengono recepiti tutta una serie di garanzie e di tutele che sono connaturate al rapporto di lavoro subordinato e che di fatto riconosce anche la legge 91, perché la legge 91 di fatto riconosce i diritti del lavoro subordinato a tutti gli sportivi professionistici, con alcune eccezioni che riguardano i licenziamenti, i contratti a termine, ma sono eccezioni connaturate anche alla natura del rapporto. Però ad esempio sarà interessante capire come verranno recepiti tutti i diritti in materia di maternità, di tutela infortunistica, di tutela della malattia, di tutela anche al diritto allo studio, per esempio, cosa che è connaturata a un rapporto di lavoro subordinato. Ecco, questo per esempio sarà un aspetto molto sfidante, perché questi saranno tutti diritti che entreranno a far parte del patrimonio del lavoratore sportivo subordinato, in questo caso della lavoratrice. Un altro aspetto secondo me molto interessante, ne accennava anche prima Sara, sarà quello della regolamentazione dei compensi. È vero, nel momento in cui si diventa un lavoratore subordinato è chiaro che si potrà concordare una retribuzione, un compenso che ovviamente abbia dei valori economici, e questo anche in questo caso sarà sfidante capire gli accordi economici cosa prevederanno, soprattutto per quanto riguarda i minimi. Però sarà possibile, senza tanti artifici e senza tanti giochi particolari, prevedere ulteriori spettanze a favore delle lavoratrici in maniera regolare, affidando e confidando ad esempio nei fringe benefit, che possono far parte naturalmente dei rapporti di lavoro subordinato e della retribuzione di un lavoratore subordinato. Penso appunto alla concessione di un alloggio, penso alla concessione di un automezzo. E questo sarà un altro aspetto molto interessante, perché potrà essere regolato finalmente nell'ambito di un rapporto di lavoro regolare e quindi potrà portare dei seri benefici per quanto riguarda la lavoratrice subordinata. Prima è stato fatto un accenno all'indennità di trasferta. Io mi permetto di fare una piccola nota su questa, perché l'indennità di trasferta è un compenso, chiamiamolo così, che poi in realtà neanche di compenso si può parlare tecnicamente, che spesso viene utilizzato nei contratti di lavoro anche degli sportivi. Ecco, tenete presente che le indennità di trasferta vengono utilizzate fondamentalmente perché hanno un particolare vantaggio da un punto di vista fiscale e previdenziale, più che altro sono sgravati, però hanno delle regole ben precise. Ecco, io spero che nel mondo femminile non venga trasfusa quella che è una cattiva abitudine spesso, non sempre, che si adotta nel mondo maschile, cioè quello di inventarsi delle indennità di trasferta particolari, quando in realtà queste indennità sono tutte tranne che indennità di trasferta, ma bensì nascondono una retribuzione vera e propria. Quindi mi auguro che da questo punto di vista il mondo femminile riesca
ad avere una marcia in più come spesso ha e riesca anche a sanare questo tipo di situazioni. Stefano, ti spezzo una piccola lancia in favore sempre del mondo femminile, ti assicuro che non è possibile anche in termini economici, perché c'è previsto un tetto massimo, credo siano circa 60 euro al giorno, quindi anche a volerlo utilizzare come scamotage non è praticabile. L'unica voce libera sarebbe quella dell'ulteriore indennità, comunque, che verrebbe tassata assolutamente e che consente sforare un po' questo limite dei 30.000, ma fare i giochetti a cui accennavi tu sul, diciamo, metterlo fuori dal federale, che poi non è un federale, è un accordo economico, e metterlo come fringe benefits, come indennità di trasferta, sono tutte limitate e per un massimo di 5 giorni, se non ricordo male, quindi sono già schematizzate e limitate ab inizio. Queste norme sembrano scritte proprio con l'ottica di un passaggio al professionismo, quindi è già con un inquadramento, per come tu già da jus laborista hai inquadrato, ti ascoltavo con molta attenzione, grazie. No, grazie a te, vedi, hai già dimostrato che siete avanti, quindi hai dato ragione a quello che dicevo io prima. E quindi chiaro che il passaggio al professionista darà tutta questa serie di vantaggi alle lavoratrici. Ripeto, è una grandissima occasione, sono convinto che il sistema sarà capace di sfruttarla, però davvero l'impegno che deve essere di tutti, di tutti noi che operiamo nel settore, poi ovviamente chi più, chi meno, chi con ruoli diversi, è quello della sostenibilità. Non facciamo che sia uno specchietto per la lodole, non facciamo che sia una dichiarazione di principio, non arriviamo a quello che purtroppo nel calcio maschile stiamo vedendo in tante realtà, soprattutto ovviamente minori, dove c'è la corsa ad evitare quasi di rendere professionistica quella che in realtà è una prestazione che dovrebbe esserlo tout court. Ecco, questo è l'auspicio che faccio molto volentieri nei vostri confronti. Grazie. Io Stefano, ti ringrazio tantissimo. Poi ho appuntato un paio di cose che sicuramente se rimane tempo ritorniamo. Adesso in realtà ovviamente dobbiamo passare la parola al mister, al bomber, che ringrazio tantissimo per aver aspettato più di un'ora, ma appunto dovevamo fare il primo giro di domande. E io ero un po' curiosa, insomma, sulla tua esperienza nel calcio femminile e sì, anche un po' come è nata la tua opportunità del femminile, ma ti spiego anche perché molto spesso, e mi auguro che questa cosa cambi, gli allenatori uomini che allenano il femminile sono sempre visti come quelli non siete capaci di allenare il maschile, andate nel femminile, che ovviamente ritengo una castroneria assurda e ovviamente anche una grandissima offesa, ma sia nei confronti dell'allenatore che nei confronti delle ragazze. Quindi cosa ti ha spinto a anche cercare queste esperienze e come è stato anche lavorare con delle donne, che secondo me lavorare con 22 donne deve essere veramente molto, molto tosta come esperienza? Sì, innanzitutto buonasera a tutti. No, hai perfettamente ragione. Non è vero che se un allenatore maschio va a allenare le ragazze è perché non ce la fa con i ragazzi, secondo me. Hai detto una cosa giustissima. Seconda cosa, non sono stato io a scegliere, ma praticamente mi hanno scelto. Nel senso che sono subentrato l'anno scorso, a dicembre, due anni fa, a dicembre, a Chievo Valpo, tramite una mia ex collega, una mia ex compagna a corso a Coverciano, e mi aveva chiesto se c'era questa possibilità di subentrare, mi avesse fatto piacere. Ecco, io sinceramente ho accettato subito il parlare, l'incontrare la società, perché mi affascinava, ecco, questo iniziare una nuova avventura nel calcio femminile, anche perché, come voglio ricordare, ho visto durante il corso Coverciano la nazionale italiana, che poi avrebbe fatto l'anno dopo i mondiali, e già lì vedevo, ma tutti, anche i miei colleghi, erano appassionati a come si allenava la nazionale, con che spirito, con che intensità, e ci ha fatto proprio piacere vedere questi allenamenti. E niente, ecco, mi ha chiesto, io ho incontrato la società del Chievo, ho parlato con la direttrice generale, la direttrice sportiva Antonella Formisano, mi sono piaciute subito come si sono poste nei miei confronti, proprio
tranquillamente. Ecco, abbiamo fatto un discorso, penso che sia durato 10 minuti, un quarto d'ora, e non c'è stato un ripensamento, ma farò bene, farò male. Cioè, ho accettato, ecco, con il mio collaboratore, e ho iniziato questa nuova avventura che posso dire sia con la Chievo Verona che con la Verona è stata molto positiva. Bene, bene. Una cosa che, di cui sono curiosa, cambia molto ovviamente tra allenare degli uomini e allenare delle donne, anche un po' insomma com'è l'approccio, cosa cambia, anche tu insomma hai giocato per tantissimi anni, sei stato a grandissimi livelli, e cambia qualcosa, immagino che insomma la passione e la volontà sia la stessa, ma hai notato delle differenze, anche forse nella gestione del gruppo, immagino che insomma... Ci siano un po' di differenze. Le differenze è normale che ci siano nella forza fisica, nella forza del passaggio, la velocità del passaggio, normale, la forza, cioè, è normale che ci sia questa differenza. Poi i tempi nel parlare nello spogliatoio, ci sono tempi da rispettare, ecco. Mentre magari con i maschi entravi senza, magari sei anche un po' arrabbiato, anche senza bussare, entravi, no? Lì con la ragazza dobbiamo avere un attimo bisogna avvisare, ecco, ma niente di che, ecco. Però ho visto comunque ragazze, ripeto, in tutte e due le squadre, con tantissima voglia di migliorarsi, grande dedizione al lavoro. Io dicevo qualche volta, cavolo, queste ragazze lavorano più di me. Cioè, sull'atletica, avevano proprio voglia di crescere, ecco, migliorarsi e arrivare all'obiettivo... parlando del Chievo Valpo, arrivando all'obiettivo finale che era la salvezza, ecco. Io le ho prese dove non stavano avendo un buon periodo e piano piano, conoscendo un po' anche comunque il loro carattere, ecco, abbiamo fatto veramente dei buonissimi risultati, ecco. L'unica cosa, ecco, ero un po' impreparato su magari l'alzare la voce. E poi comunque ho parlato un po' con la capitana, con ragazze più esperte, Silvia Fuselli, comunque ha fatto mondiali, ha vinto scudetti, perché mi era capitato di alzare la voce e vedevo che qualche ragazza era abbastanza emotiva e vedevo che non si metteva a piangere, però aveva... Ecco, quindi questa cosa, parlando un po' anche con loro, ho detto, mister, ci sono ragazze che come Mario e noi abbiamo grande carattere, personalità, puoi dirci, lo dico a muso duro, però alzare un attimo una voce, mentre altre bisogna stare un po' attenti perché hanno questo carattere. Penso che sia una cosa che si conosce, sinceramente era una cosa nuova, ecco, quindi adesso lo conosco bene, se dovessi in futuro allenare un'altra squadra femminile, so che... Ecco, c'è questo da ricordarsi. Quindi insomma la tua ambizione magari nel tuo futuro non escludi che insomma di poter allenare un'altra squadra femminile, quindi l'esperienza è stata assolutamente positiva, ecco, quindi no, ti piacerebbe rientrare nel femminile? Sì, no, io maschile e femminile non c'è nessun problema, non precludo nessuna strada, ecco, nessuna possibilità. Scusate, io devo aver perso il segnale di Emiliano, non so voi, ecco, adesso forse è ritornato. Sì, scusami. Nessuna possibilità, minuti. Ecco, nessuna possibilità. Dovesse arrivare una chiamata dal femminile o dal maschile, la valuterei tutte e due, ecco. Non dico no da una parte e no dall'altra. Sicuramente vorrei alzare livello, alzare l'asticella, di quello che ho fatto fino adesso, e anche per me vale la stessa cosa di migliorarsi. Vediamo, ecco, in futuro, se no ci sarà anche la possibilità di iscriversi a UEFA Pro e vediamo, ecco. Mi piacerebbe comunque continuare a portare avanti quello che ho fatto in questi ultimi 2-3 anni da allenatore, ecco, dare continuità femminile o maschile, è uguale.
Bene, no, mentre parlavi c'era appunto Elisabeth, soprattutto quando parlavi della gestione del gruppo, insomma lei ne sa qualcosa e ne sa anche molto bene di come si gestisce un gruppo. E... Posso dire una cosa? La prima partita che ho fatto quando sono subentrato al Chievo è stata contro il Milan, dove a fine partita Carolina Morace mi ha dato un consiglio, mi fa: vieni qua ragazzo che ti devo dare il consiglio, perché comunque la mia prima partita è veramente è stata molto, mi è piaciuto molto, perché un consiglio comunque da una grandissima giocatrice, una grandissima allenatrice, qui è stata, fa molto piacere, ecco. Poi avevo visto, comunque ero appena subentrato, per darmi la mano sicuramente, ecco. Mi fa molto piacere ricordarmi questo episodio. Bene, bene. No, appunto dicevo prima che mentre parlavi della gestione del gruppo, insomma, Elisabeth giustamente, insomma, sorrideva perché ne sa qualcosa, ne sa anche molto bene come si gestisce un gruppo di, insomma, di giocatrici anche di un certo livello. No, a me poi più che parlare di differenze mi piace parlare di specificità, quindi sicuramente... in un gruppo al femminile ci sono delle specificità sotto tanti punti di vista delle quali dobbiamo tener conto, sia da un punto di vista psicologico, quindi poi legate alla gestione del gruppo, ma anche alla gestione individuale, sia da un punto di vista proprio fisico, quindi ci sono differenze da un punto di vista anatomico, fisiologico, che poi si ripercuotono su quella che è l'espressione delle capacità condizionali e quello che è la predisposizione o meno a determinati tipi di infortuni. Quindi il calcio è calcio, però sicuramente le specificità vanno conosciute, si conoscono col tempo. Devo dire che in questi due anni a Milano ho avuto la possibilità da responsabile di lavorare sia con l'allenatrice donna sia con l'allenatore uomo, e vi devo dire che non ho trovato alcuna differenza. Credo che laddove l'uomo porti con umiltà la propria esperienza, come è stato il caso di Emiliano, come è il caso di Maurizio Ganz, hanno portato la loro esperienza, hanno arricchito sicuramente il percorso individuale di ogni atleta, hanno arricchito in senso assoluto il calcio femminile, quindi credo che questo stimo molto coloro che poi si approcciano a un mondo in parte sconosciuto con la curiosità di andare a cercare ed andare poi a trovare dei grandi pregi che lo contraddistinguono. Quindi fa piacere quando chi entra in questo mondo poi riconosce tutta una parte che oggettivamente rappresenta. Questo sì. Mi piacerebbe fare un appunto. Prima, quando si parlava di professionismo, abbiamo parlato soprattutto di tutele nei confronti delle giocatrici. Però credo che un altro grande salto sia quello delle tutele nei confronti dei club, perché i club oggi stanno facendo degli investimenti importanti. E non vi nego che da questo punto di vista ci sentiamo poco tutelati. Cerchiamo di approcciarci comunque a giocatrici di livello internazionale anche alto, però come sapete, pur potendo effettuare sia con le nostre italiane sia con giocatrici provenienti dall'estero contratti pluriennali, in qualsiasi momento loro potrebbero lasciare il club con destinazione un campionato professionistico. Quindi sicuramente per noi siamo sempre un po' sul filo del rasoio per quanto riguarda la precarietà e la progettualità. Poi devo dire che giustamente, come diceva Lucia prima, i grandi club si sono approcciati con responsabilità, quindi abbiamo anche visto, e questo credo sia un segnale importante per tutti, che difficilmente, se non al termine dell'accordo, ragazze italiane non hanno lasciato il nostro campionato, diciamo, senza lasciando in difficoltà il club. Quindi questo vuol dire che comunque c'è rispetto nei club italiani oggi. I profili
che ai quali possiamo accedere oggi sono sicuramente maggiori rispetto a quelli del passato. Questo implica il fatto che dobbiamo anche essere pronti sotto tutti i punti di vista ad accogliere. Quindi, da questo punto di vista, secondo me, dobbiamo essere ogni giorno che passa sempre più responsabili. E, no, scusami, dicevo assolutamente, hai fatto benissimo a fare questo punto, anzi non era una mancanza di rispetto, ma assolutamente ragione, perché oggi c'è una normativa che non è calata nella realtà. E quindi tu giustamente hai detto, per alcune calciatrici, esempio appunto calciatrici extraeuropee, la difficoltà che hanno a venire magari in Italia per determinate normative, quindi sicuramente con l'ingresso del professionismo saranno anche degli automatismi che si spera diventeranno molto più semplici, ecco, quindi anche giustamente nei vostri confronti, quindi anche l'idea di poter dire magari un domani un vero e proprio, non so, calciomercato magari delle giocatrici, che adesso c'è in altri stati, in Italia non c'è, quindi tante cose che sicuramente col professionismo cambieranno. Quando intendo calciomercato, cioè intendo poter magari prendere una ragazza da un vivaio e poterla poi trasferire all'estero facendola diventare un asset, ecco, in questo modo intendevo il discorso, quindi facendo sì che si possa aprire anche per il femminile un nuovo, insomma, un settore anche di dove poter avere delle altre risorse, ecco, come poi accade sostanzialmente per il maschile, ecco. Poi ti lascio la parola, scusami di averti interrotto. No, l'ultima parte, che era quella, abbiamo toccato la parte relativa alle persone che rappresentano le giocatrici, ed è stato, credo, in questi anni un tasto abbastanza dolente, devo dire la verità. Negli ultimi anni, sicuramente Lucia ne è una rappresentante, noi abbiamo avuto giocatrici da lei rappresentate, e sa che il nostro approccio è stato inizialmente magari a volte anche un po' rigido nel richiedere, però vi devo dire che da una parte abbiamo trovato una crescita di determinati profili che oggi rappresentano le ragazze, e dall'altra parte abbiamo incontrato delle e a ulteriori difficoltà le incontriamo quando ci approcciamo a giocatrici provenienti da campionati professionistici, dove sono magari rappresentati da agenti veri e propri e con i quali noi non possiamo in qualche maniera certo parlare. Quindi diventa veramente difficile, quindi molto spesso chiediamo che gli stessi si possano appoggiare ad un avvocato italiano, però capite che per le giocatrici straniere, così come tutta la parte relativa ai benefit, non trovarla sul contratto per loro diventa di difficile comprensione, però sicuramente poi fortunatamente nel femminile la credibilità di un club passa ancora anche attraverso il passaparola, no? Quindi crediamo fortemente che se le ragazze vengono e si sentono tutelate, poi il feedback che danno all'esterno probabilmente più importante di qualsiasi tipo di contratto. Assolutamente. Volevo ritornare su un punto che avevamo toccato prima anche con Ludovica, ma anche con Elisabeth, perché mi è venuto in mente che, insomma, quando ho visto che eravate anche voi protagoniste di questo webinar, che in realtà noi ci eravamo già trovate a casa Milan a parlare, che era febbraio del 2019, a parlare, insomma, di quello che era un po' lo sviluppo del femminile. E ci troviamo adesso, quasi un anno e mezzo dopo, e volevo capire anche da parte vostra cosa fosse effettivamente cambiato, non solo personalmente, ma come avevate appunto anche vissuto questo sviluppo e queste, insomma, il calcio femminile proprio personalmente, ecco, questa trasformazione. Intanto, vabbè, io ero in un altro ruolo, cioè io non mai pensavo, quando ero invitata a casa Milan a parlare, che sarei oggi in questa veste. Ha portato bene. Avete portato tutti bene. No, ma da un lato è anche bello questo, cioè io penso che intanto io sono stata scelta tramite un curriculum, che a me fa molto piacere, cioè nel momento in cui il presidente federale si è seduto, comunque me l'ha chiesto e l'ha letto ben bene.
e a me fa piacere non tanto in quanto chiaramente personalmente, ma in quanto dare appunto credito al percorso che uno ha fatto. Quindi il mio percorso chiaramente rappresenta per il calcio femminile un rapporto con delle bambine delle scuole primarie, non 600 che giocano ogni anno, allo stesso tempo una crescita nel calcio maschile. Ecco, questa, penso che questa doppia visione di eventi strutturati per il calcio maschile, da un punto di vista anche di sponsorizzazioni, di tutto quello che diciamo è stato un percorso mio individuale, cerco di portarlo con estrema professionalità all'interno della divisione, dove chiaramente tutti i miei colleghi, ci sono i colleghi dell'ufficio marketing, i colleghi dell'ufficio di comunicazione, collaboriamo insieme, ma come ho detto, per me il calcio maschile deve essere un apripista, un punto di riferimento e anche capire quello che non ha funzionato, per cui non vorrei mai, infatti mi piace la parola specificità, ma siamo un calcio, cioè siamo un calcio, il gioco è lo stesso, le regole sono le stesse. Il punto è dove abbiamo delle differenze che possiamo, no, innalzare da un punto di vista di comunicazione, cioè come dobbiamo comunicare alle bambine, non è la stessa maniera di comunicare ai bambini. Il genitore italiano sogna il figlio calciatore, ad oggi non penso che il genitore standard italiano sogni la bambina calciatrice. E già questo ve ne dice tanto, perché le bambine crescono nelle famiglie. Non lo so però questo, però ultimamente sta un po' cambiando. Sì, no, ma sta cambiando, ma ci vuole un po' di tempo. Cioè, è che guadagnano ancora troppo poco, vedrai. Esatto. Quindi adesso, esatto. Quindi i punti di riferimento del mondiale delle ragazze che sono riconoscibili è importantissimo, perché hanno dei simboli, no? E vedono lontano e sognano, esattamente come i maschietti. Io penso che questa voglia di giocare della bambina, voglia di riuscire, che poi anche il mister ha raccontato, no? Questa, che magari lavorano di più per arrivare, ecco, non vorrei mai perderla. Cioè vorrei che le ragazze, anche se gli diamo più strumenti, anche se delle squadre come il Milan gli metteranno a disposizione sempre di più, non perdano questa caratteristica. Perché ci vuole un attimo, no? E invece le ragazze, l'ho detto, ad oggi ce l'hanno fatta da sole, ma ce l'hanno fatta anche bene, per cui teniamo questa grinta, impariamola al calcio maschile, impariamo anche a che cosa vuol dire avere un title sponsor, cosa vuol dire non concludere un campionato, cioè impariamo che cosa vuol dire in un mondo, no, dove ci sono dei media e dove ci sono degli interessi, quali decisioni siano corrette per il sistema, non parlo adesso individualmente. Ecco, come avete detto tutti voi, qua si parla di uno sforzo comune, e di una, no, e di un percorso che è iniziato, come dici te, per me lì. Oggi è cambiato molto il mondiale, come aveva detto Gianni Infantino, c'è stato un pre e un post mondiale, parla anche di addirittura cercare di fare un mondiale ogni 2 anni, il che vuol dire accelerare per noi gli eventi clou dove hai poi tutto il seguito. Abbiamo bisogno di quello, ma anche noi dobbiamo essere disponibili e trovarci sempre pronti. Sì, assolutamente, grazie per la tua testimonianza. Non so se Elisabeth voleva appunto aggiungere qualcosa, come è cambiato sostanzialmente in questo anno e mezzo, se hai vissuto dei cambiamenti, come vedi che possa andare appunto da un punto di vista del club questo cambiamento. Sicuramente, guarda, secondo me il più grande cambiamento è stato nella consapevolezza di essere in un percorso di crescita importante, perché mi ricordo dell'incontro e sinceramente eravamo in un momento dove certe componenti erano un pochino più scettiche, certe avevano un pochino più di speranza, quindi devo dire che oggi questa fase è probabilmente superata e giustamente, come diceva Ludovica, bisogna assumersi la responsabilità di ragionare in certi casi da sistema e non sempre questo purtroppo avviene o è avvenuto, per non interrompere questo percorso di crescita. Quindi oggi direi che quella consapevolezza e quella speranza sicuramente sono aumentati da parte di tutti gli interpreti. E consapevolezza da parte delle ragazze, secondo me, anche nel non rincorrere sempre il paragone col calcio maschile, ma nel voler identificarsi in una realtà importante, però senza dover sempre, questo secondo me
comparare, no, gli aspetti, quindi oggi secondo me si sentono le atlete riconosciute e abbiamo un pochino smesso, perché i primi anni, che il primo anno probabilmente il comparare era molto frequente, e oggi devo dire che questo avviene sempre meno, quindi le atlete stesse, ma così come i vari addetti ai lavori, le varie figure professionali, hanno capito dove potersi collocare in maniera importante e dove potremo arrivare. Poi sicuramente far parte di questo percorso è per tutti noi un motivo di grande orgoglio. Posso intervenire, Sara? Per parlare, insomma, di come si siano sentite le atlete in questo periodo di interruzione del campionato, no? Quando effettivamente, ahimè, facendo parte appunto sulla griglia dilettanti, ahimè, siccome la Lega Nazionale Dilettanti ha interrotto i campionati, quindi gioco forza. Ora magari la dottoressa Mantovani ci potrà forse chiarire un po' questo aspetto, no? E se no, vorrà, magari andiamo dopo su un'altra cosa che mi sono appuntato, perché abbiamo solo 20 minuti e quindi le mie curiosità erano altre, ma dopo dici. No, era solo questo, insomma, di come si siano sentite. C'è stata la lettera aperta, insomma, chi li ha criticate, chi no, per volersi sempre, come dire, un po'... l'abbiamo anche detto in maniera molto serena, piangersi addosso. L'hanno voluto fare, è stata accorata. Io, sinceramente, sono state anche abbastanza contenute nei loro sentimenti. Era giusto appalesare quello che stava intervenendo. Credo che appunto la scelta poi... E ovviamente della federazione è proprio questo, no? Che, ecco, il cammino del professionismo, se fossero state professioniste a quest'ora magari avrebbero ripreso, era solo così un'annotazione. Ma hai fatto bene a esprimere. Scusate, però lì entra in ballo un tema. Noi siamo in un percorso di crescita, non penso che nessuna di loro potesse pensare che da un giorno all'indomani potessero diventare professioniste, perché il sistema calcio, no, femminile avrebbe veramente sofferto troppo, i budget sono gli stessi, il che vuol dire che tutte le atlete prendono la metà di quello che prendono, o i budget già fatti per l'anno prossimo, per essere chiari, non sarebbe stato possibile. No, andiamo al concreto, ma a parte questo punto proprio di budget e di costi, io l'ho soltanto menzionato da un punto di vista federazione, perché noi gestiamo appunto il main sponsor della Serie A. E quando uno ha uno sponsor principale, quando uno ha dei partner media che stanno aspettando che tu riprenda, è normale. Tu in questo momento, nel momento in cui arrivano degli investimenti da parte dei partner, i partner si aspettano che tu giochi. Io posso anche parlare ore dentro i webinar, ma non è per me che sponsorizzano per vedere il gioco del calcio. E a me è dispiace per quello. Poi non vado a criticare le ragazze, non vado a criticare i club, non vado a criticare nessuno. Questo è semplicemente un percorso che secondo me era importante dal punto di vista, io lo dico sempre, se uno ha un evento, soprattutto se sponsorizzato, mai e poi mai, se c'è la possibilità, va fermato, al massimo va posticipato. Se no, non si tratta di un evento. Ed essendo che per noi la Serie A è un evento annuale con delle scadenze settimanali, era molto molto importante come principio. Non penso che lì c'entri cosa c'è scritto sul contratto, non nel momento in cui, dal punto di vista della salute e dal punto di vista, no, di tutto quello che ovviamente in un'emergenza come questa c'era bisogno, era sostenuto. Ma questo io lo credo fermamente. Lo penso, e penso che nelle difficoltà giustamente bisogna investire, e nelle difficoltà dobbiamo essere ancora più, no, presenti nel reagire. Ecco, solo per questo mi dispiace. Poi di fatto noi iniziamo presto il prossimo campionato e Team Vision c'è, scusate se lo menziono, non bisogna mai farlo, ma comunque grazie al nostro main sponsor, e quindi voglio dire bene per la nostra Serie A, ma è importante che uno capisca cosa può comportare delle scelte che nel momento in cui entrano dei partner. Tutto qua. Questa è una crescita.
Grazie, grazie mille. Io avevo una curiosità che mi ero appuntata prima, perché questa è una domanda prettamente più giuridica, ma visto che appunto stiamo toccando più temi, Stefano giustamente ha parlato dell'accordo collettivo, perché è ovviamente una specificità ed è importantissimo, cioè non ci può essere professionismo senza accordo collettivo, cosa che in realtà è un po' avvenuta, diciamo, in Spagna lo scorso anno, quando sostanzialmente le atlete erano professioniste, ma mancava ancora la firma di questo accordo economico, che è avvenuta solamente a febbraio. Ecco, partendo appunto dal punto di vista più giuridico, hai detto anche tu giustamente, Stefano, ci devono essere dei punti fondamentali, perché non è che si può dire quando le ragazze saranno professioniste che varrà lo stesso accordo collettivo degli uomini, per ovvi motivi e per ovvie differenze, per esempio la maternità, che è un punto importantissimo. Ecco, come dovrà essere costruito? Quale sarà anche la tempistica, secondo voi, col quale dovrà essere poi scritto un accordo un accordo collettivo, che è fondamentale per non far sì che il professionismo non rimanga magari un po' azzoppato, ecco? Ma io ti dico, innanzitutto sarebbe molto bello se l'idea sull'accordo collettivo partisse già oggi, nel senso sarebbe un bel segnale se si arrivasse al professionismo femminile già con un accordo economico di fatto pronto o comunque solo da modellare, perché sarebbe la dimostrazione che si è studiato tutti i punti e si è arrivato alla soluzione su tutto senza dover andare step by step. E sarebbe tra l'altro una di quelle dimostrazioni, io ho apprezzato molto e condivido il pensiero sia di Ludovica Mantovani che di Elisabeth Spina sul fatto che il calcio professionistico femminile possa dare dei segnali di differenziazione rispetto al maschile, anche perché secondo me questo rappresenterebbe un ulteriore punto di attrattiva per il calcio femminile. Questo sarebbe un segnale molto forte, nel senso che il calcio femminile deve avere delle sue peculiarità e dei suoi punti di attrattiva specifici, perché questo, a mio parere, porterebbe più pubblico, più interesse e più voglia anche di seguire il calcio dal lato femminile. E anche da un punto di vista di struttura, di regole e quant'altro, perché no dare un esempio anche sul fatto di arrivare già pronti? Lo dico anche perché, ad esempio, in un altro aspetto, quello che accennava Lucia prima, no, della condizione delle calciatrici durante il lockdown, ma guardiamo anche da un punto di vista maschile. Noi ci siamo trovati con professionisti di categorie minori improvvisamente senza retribuzione, che hanno dovuto aspettare dei provvedimenti speciali per ottenere la cassa integrazione. Tra l'altro un provvedimento, mi sento di dire, che ha avuto anche molti punti oscuri che non sono ancora stati chiariti completamente. Ecco, potrebbe essere l'occasione anche questa, ad esempio, di strutturare un sistema di ammortizzatori sociali per quanto riguarda lo sport professionistico, che si rivolga a quelle situazioni di difficoltà che non solo necessariamente sono dovute a situazioni eccezionali come lockdown, ma possono essere più svariate. Perché no, nel momento in cui si va a discutere di professionismo femminile, non discutere anche di una revisione della legge 91, che è una legge che è datatissima, che ha dei punti sicuramente che andrebbero rivisti. A me piacerebbe che tutto questo percorso andasse parallelamente, perché sarebbe la dimostrazione che l'introduzione di una cosa bella, innovativa e socialmente apprezzabilissima come il professionismo nello sport femminile andrebbe di pari passo anche con una rivisitazione di quelle che sono le normative e di fatto rendendo più moderno tutto il nostro sistema anche di regole, perché dopodiché sappiamo benissimo, cioè, le difficoltà quando anche un calciatore, ad esempio, viene in Italia, parliamo anche del lato maschile, che a volte si scontra con delle regole, delle situazioni che loro stessi fanno fatica a capire, che sono professionisti. Mi immagino, come diceva prima giustamente Elisabeth Spina, la calciatrice che arriva addirittura in Italia. Ecco, io sfrutterei questa occasione per fare una rivisitazione generale. Sarebbe un bel segnale, un segnale molto molto bello, secondo me. Grazie per il tuo contributo. Lucia prima e Idalina poi, per quanto riguarda appunto gli accordi collettivi, che come ho detto sono imprescindibili. Come ha spiegato molto bene Stefano, sono il passo che, come dice giustamente lui, se dovesse venire redatto in queste ore, contestualmente, insomma, tutto il processo, lo cominceremo anche a visionare, ad esaminare,
ed è il passaggio, come dire, che tutti noi ci aspettiamo, ma che sarà sicuramente così. Io sono assolutamente di questo avviso, nel momento in cui ci sarà il professionismo, quindi scatta lo status, gioco forza, ci deve essere l'accordo collettivo. E poi effettivamente avremo una disciplina chiara, inequivocabile, sarà più facile per tutti, al di là poi dell'impostazione economica, quello lo sappiamo, la sostenibilità, l'avete detto voi, l'abbiamo sentito più e più volte, ma già con le garanzie, con le tutele, le atlete si sentiranno effettivamente più rispettate nel loro ruolo. Già di fatto adesso lo sono, quando scendono in campo hanno un grande valore. Io ho seguito i mondiali con le ragazze che gestisco ed era fantastico davvero vedere la, ecco, su quella specificità io ci metto il carico da donna, veramente siamo spettacolari, cioè non ce ne può fregare di meno, né di sì. Poi dopo nella mentalità, ecco, il manager al posto dell'entourage servono per sensibilizzarle, per dire guarda qui le parole, cose, ma quella passione, quella determinazione, quella grinta, penso che insomma l'abbiamo visto tutti. E quindi se accanto a questo le facciamo stare tranquille anche nel rispetto che avranno, ecco, Urbi e Torbi, saremo veramente tutti più sollevati. Sì, certo, anche perché appunto poi deve essere anche un qualcosa che viene cioè, firmato anche con i club, quindi ci deve essere la giusta contrattazione della... Certo, la contrattazione di categoria, quindi l'AIC è sempre ovviamente presente e poi le rappresentanti insomma dei club e le istituzioni. Sara, certo. Se posso dire una cosa, scusami, ecco, mi ha dato il gancio un attimino Lucia, scusate, intervengo solo un attimo. Era, ecco, per esempio, non sarebbe male proprio una rivisitazione della norma sullo sport professionistico anche andare a definire compiutamente le figure che poi sono professionistiche, nel senso noi parliamo dei calciatori, delle calciatrici, ma ci sono gli allenatori, chiaramente ci sono i preparatori atletici, ad esempio sugli allenatori, credetemi, anche gli enti previdenziali non hanno sempre le idee chiare, e questo non è una cosa vantaggiosa, perché poi rischi anche di trovarti situazioni in cui un allenatore viene trattato previdenzialmente in un modo piuttosto che in un altro, perché a seconda del patentino, a seconda della categoria di appartenenza e quant'altro. Ecco, anche questa occasione sarebbe bella per fare po' di differenza. Però forse Stefano, non so se anche la dottoressa Mantovani mi può venire incontro in questo, credo che l'allenatore abbia già comunque tante norme di riferimento nella categoria attribuita, e quindi l'applicazione poi ad andare a allenare la noi squadra. Nelle licenze, però, in base alla Serie A, la Primavera, al settore giovanile, chiediamo un certo tipo di patentino che deve essere verificato ovviamente col settore tecnico di Coverciano o con un corso. Facciamo un esempio, il direttore sportivo, esistono anche dei corsi extra, ovviamente Coverciano, che sono accreditati, ma nelle licenze all'interno tutti i ruoli che nel momento in cui sono professionali o professionisti hanno quindi un gradino che ovviamente diventa sempre più, no, ambito, dipende da chi ti devi occupare, quindi è molto importante occuparsi del settore giovanile scolastico al momento. Scusate, il settore giovanile di tutti i club, è molto importante la Serie A, molto importante la Primavera, stiamo cercando di dare sempre più professionalità al livello del patentino UEFA A, UEFA B, UEFA C, quello che deve essere. Sì, no, io mi riferivo proprio all'inquadramento previdenziale, dal punto di vista sportivo, nel senso che purtroppo ci sono state delle situazioni di incongruenza interpretativa a seconda della sede INPS, ad esempio di appartenenza, che andrebbero chiarite, nel senso, il mio ragionamento di fatto era più generale. Tutti coloro che operano nel sistema, quindi quando parliamo di professionismo, parliamo di enti previdenziali, parliamo di INAIL, ecco, è necessario che facciano un salto di qualità, più che altro è necessario che ci sia sempre maggiore chiarezza nelle norme, perché questo è fondamentale. Ripeto, io spero che anche questo approccio del calcio femminile verso il professionismo sia l'occasione per una rivisitazione generale. Sarebbe uno di quei valori aggiunti, come dicevamo prima, che il professionismo femminile
potrebbe portare a tutto il sistema. Io su questo ne sono assolutamente convinto. Bene. Assolutamente. Ida Linda, quindi anche per te questo discorso del, insomma, dell'accordo collettivo. Mi collego immediatamente a quello che ha detto in maniera, non avremmo potuto dirlo, ho ascoltato con molto interesse l'aspetto giuslavoristico. Concordo sulla necessità di un accordo collettivo prontamente redatto, ma noi donne in questo siamo anche abbastanza rapide. Abbiamo, colgo l'assist del collega che ci e i suoi complimenti in relazione già ai punti fermi che abbiamo messo, pur essendo dilettanti, in relazione agli aspetti anche previdenziali più o meno organizzativi, diciamo, della disciplina del collaboratore sportivo, dell'allenatore, ti confermo che la CAEF, per esempio, verifica, fa una verifica intanto formale se risulta iscritto o meno all'albo. Colgo l'occasione per fare i complimenti a Elisabeth, che da allenatore è una delle prime direttrici sportive, è uno dei primi direttori sportivi, quindi ha assunto un ruolo che è tipicamente da professionista. Quindi pur allenando magari delle ragazze, quindi al momento siamo ancora dilettanti, in una fase di dilettantismo, questo passaggio è particolarmente rapido, nonostante Ludovica dice sì, step by step, io pure dico sì, rispettiamo i tempi, ma i tempi nostri, quelli tipici femminili che sono molto rapidi. Quindi i nostri tempi, ecco, adattiamoci ai nostri tempi. In questa prima fase io sono molto d'accordo, è fondamentale consolidare i diritti, cioè i diritti minimi indispensabili. Noi parliamo di diritti come se fossero diritti stratosferici, parliamo del riconoscimento di diritti fondamentali, del riconoscimento del lavoro, del diritto alla maternità, di diritti che sono veramente i diritti basic, che vanno riconosciuti. E in questo, secondo me, una leadership a livello universale, a livello mondiale proprio, non soltanto nazionale, nonostante l'Italia sia tra i precursori di questo professionismo nell'ambito femminile, è fondamentale. Ricollegandomi anche a quello che diceva Elisabeth, giustamente, sul passaparola che è fondamentale per la credibilità di una società, sono d'accordo, ma sul rischio di perdere le atlete avendo dei contratti a breve durata, c'è da dire che sempre però in tema di professionismo, già il FIFA Transfer Matching System, il TMS, sono state inserite le atlete donne dal 2018, però chiaramente devono essere adattate al calcio, deve essere rivisto, deve essere applicabile al gioco delle donne, se no non ha senso. Lo stesso il discorso, per esempio, delle training compensation, che potrebbe andare a cozzare con lo sviluppo delle giovani giocatrici. Perché io, quello che diceva giustamente Ludovica, siamo in una fase assolutamente, per quanto veloce possiamo andare, non siamo mature come il calcio, cioè non è un calcio maturo come il calcio maschile, al di là del fatto che poi è un gioco diverso, è un calcio diverso, ma questo le stesse atlete lo riconoscono, come dice il nostro il pallone d'oro femminile, dice non si tratta soltanto di denaro, ma di attitudine, di atteggiamento e di rispetto. Intanto di riconoscimento, poi i numeri parlano da sé, ma si potranno fare numeri ancora più grossi, si potrà diversificare, si potrà portare avanti tutto il sistema, che lo dicono gli esperti, non soltanto noi, dal beneficio di un settore ne trae beneficio l'intero sistema. Quindi tutto però adattato a quello che è una creatura che sta nascendo e deve ancora fortificarsi nelle basi, perché rischia un po' come gli atleti che crescono troppo velocemente di rimetterci le articolazioni, e quindi va accompagnato, va sicuramente sostenuto, come giustamente diceva la senatrice Sbrollino, apprezzato particolarmente il fatto che volesse i fondi strutturali. Ricordiamo che esiste un fondo a sostegno del calcio femminile in FIGC, che è stato rifinanziato credo due volte già, Ludovica, o no? Che sostiene, senza fare troppi manifesti, che già è a sostegno. Quindi la federazione ha fatto, sta facendo moltissimo. I valori, quello che deriva dalla visibilità del calcio femminile, e vi sollecito nuovamente a prendere visione di questo report, quello sull'impatto dei mondiali di Francia nello Stato francese, i valori che sono associati al calcio femminile, allo sport femminile in generale, l'inclusione, l'uguaglianza, il fair play, il rapporto stretto tra i fan, quindi i tifosi, e i giocatori, sono tutti dei valori da cui derivano a cascata delle esternalità positive pazzesche, ma in termini
di... è interessante leggerlo, non voglio rubare tempo. E valorizzare le peculiarità di ciascuno sport, perché è evidente che il calcio femminile, io mi occupo anche di altri sport, ma anche, per esempio, non lo so, il pugilato o la pallanuoto, per parlare di nazionali importanti a livello italiano, sono sport giocati diversi, non puoi valutare secondo i parametri anche fisici. Sentivo prima parlare dell'allenatore, deve senz'altro tenere in considerazione già l'impegno mensile che hanno quotidianamente le atlete, il calo fisico che si ha naturalmente in quelle fasi, quindi è tutto un mondo diverso, è impossibile calarlo pienamente nella realtà maschile. Positivo è avere l'esempio del calcio maschile con quello che è andato e quello che non è andato in un'organizzazione, diciamo, già bella forte, che pure se prende qualche botta si sa rialzare e allora magari si evita di fare gli stessi errori. Ma in tema di sostegno sicuramente, ma anche poter camminare sulle proprie gambe, quindi ringraziare sempre gli sponsor, ma ancora una volta il governo deve intervenire, perché sì, crediti d'imposta, sgravi fiscali, però lo sponsor non deve essere mecenatismo, non deve essere un'elemosina, devi garantire un ritorno economico, non dico hic et nunc, ma quasi. E questo c'è stato. Ora i numeri parlano chiaro, sfruttiamo l'onda positiva di questo riscontro oggettivo che abbiamo avuto e iniziamo a creare noi le connessioni tra sponsor che, o aziende che magari neanche pensano al calcio femminile, neanche sanno o sentono di tutto questo movimento, e chi potrebbe invece avere interesse a investire in questo settore. Questo è il lavoro nostro, è il lavoro per chi ci segue anche da casa, è il lavoro nostro degli avvocati, ma anche degli esperti di diritto, di marketing, che devono in questa fase inserirsi e creare a sostegno del sistema e a beneficio di tutti. Quindi questo credo sia fondamentale. Tornando al discorso femminile, credo che l'approccio femminile, che al di là della velocità e dei tempi, possa dare un contributo fondamentale. Ora che la stessa Ludovica sia presidente della divisione calcio femminile, se lo fosse stato della Lega Nazionale Dilettanti o della Lega Pro, credo che avrebbe avuto comunque lo stesso approccio pratico, fattuale e dinamico. Quindi io credo sempre che poi dalle diversità, anche dai diversi approcci, si possa sempre crescere e fare meglio. Quindi vi ringrazio e spero, colgo anche l'esortazione del collega Bosio, che spero di poter sentire, con il quale potermi confrontare, anche perché il tema giuslavoristico è un tema un po' come quello fiscale, che incide in maniera determinante nel calcio, soprattutto nel calcio femminile in questa fase, perché di questo stiamo parlando, e che va a cui va prestata massima attenzione nella fase proprio di fissa, per evitare che poi si vadano a creare delle abitudini o delle norme che poi sono difficili da cambiare. Creare già subito una realtà positiva è legata proprio alla realtà, alle necessità di cui ci stiamo occupando. Assolutamente. Tu, Idalinda, parlavi dell'importanza degli sponsor, in particolar modo legati al mondiale, e sicuramente è bene ricordare come in questa manifestazione internazionale si sono aggiunti addirittura altri sponsor che non erano della FIFA ma hanno voluto partecipare al mondiale e sostenere il calcio femminile. Per esempio Visa, so che ha fatto lo stesso piano marketing, per esempio, del mondiale passato, quello maschile. La Nike presenta, quindi ci sono state tante. Io non volevo fare nomi, a parte alcuni che ho fatto, però in questa fase chi primo arriva è più furbo e più bravo degli altri, perché in un territorio fertile, ancora quasi vergine, può associare il proprio marchio a dei valori che sono quelli che ho appena enunciato, non io, ma nel report FIFA, Pro, non sono dei valori che io romanticamente sto citando così a beneficio di chi ci ascolta, ma chi vuole legare il proprio marchio dei valori positivi, propositivi, innovatori, parlo di leghe, di federazioni, di club, ma anche di competition internazionali, ma anche di ambassador, di atlete. Noi sappiamo che ci sono molte atlete, soprattutto in America, ma lì sappiamo che sono più avanti dal punto di vista proprio del marketing e dello sponsor. Però perché non attivarsi adesso e puntare, ma per un ritorno economico, ripeto, su ambasciatori, quindi su testimonial che possano dare valore e dai quali si possa ricevere valore, ecco, possano farsi forieri di valori che vengono subito associati al marchio. Conosciamo tutti le moral clauses che tutti gli sponsor a livello mondiale fanno firmare i propri testimonial. In caso di doping o di atteggiamenti poco consoni, decade il contratto.
sfruttare atlete che sono testimonial dei valori, no? Della resilienza, della connection con i tifosi, del play clean, quindi del fair play sul campo. Io credo sia già un buon 70% del lavoro fatto e un grande ritorno economico e d'immagine. Chi può ascoltare, chi volesse investire, noi saremmo ben contenti, quindi. Sì, assolutamente, anche perché tu, se puoi, TGC al momento la partnership è per quanto riguarda il campionato, se no dovete rivolgervi ai club e alle atlete. Attenzione, non entrare in questo ambito, che non vorrei mai che Elisabeth mi si stressasse, per cui io non posso parlare. Però è vero quello che diciamo, possiamo arrivare da qualche parte, bisogna capire il format. Abbiamo già rivisto il format della primavera per l'anno prossimo, che sarà più dinamico per far crescere anche le giovani ragazze per una questione di sistema. Bisogna capire quale format sia quello più idoneo nel 2023-2024 per la nostra Serie A. Da capire, bisogna guardarci intorno, devono esserci retrocessioni o non. Io vi lascio con una domanda molto strana per il calcio italiano, perché non è presa in considerazione nel nostro sistema, ma in Giappone fanno così, e quindi bisogna capire se quella è l'unica soluzione. Se non bisogna arrivare in un mondo chiuso stile NBA, bisogna che sia sostenibile al 100%, il che vuol dire che un investimento l'annata storta la può sostenere, o devono esserci dei paracaduti. Questi sono tutti temi che andranno affrontati nel tempo con le società dei club maschili che investono, con altre che ci auguriamo che vogliano investire grazie al fatto del professionismo. Quindi penso che i tavoli tecnici diventeranno sempre più con persone di riferimento che capiranno appunto come costruire al meglio. Penso che la federazione in questo senso si sia lanciata, come diciamo, in un grande challenge, e noi dal punto di vista della divisione cerchiamo di dargli tutti gli strumenti possibili e le connection con i club, per cui ci aspettano 2 anni di duro lavoro. Assolutamente, ne sono convinta. Prima un attimino di salutarci, insomma, perché il tempo a nostra disposizione sta finendo, però ci tengo a fare riportare una domanda che hanno fatto ad Emiliano, al mister, che arriva da Reggio Calabria, dove ti ricordano tantissimo con affetto, soprattutto per la felicità di Stefano Bosio nel gol contro l'Atalanta, che insomma diede la salvezza alla regina, e chiedono scusate, se... io lascio la abbandono, grazie. Insomma, saresti contento di allenare la regina un giorno, ma io ti chiedo magari la regina femminile, perché visto che siamo in ambito femminile, ecco, questa è la domanda che ti è arrivata, e so che fuori tema, ma era molto molto simpatica, poi avendo anche un, diciamo, simpatizzante atalantino, se non quindi era... Sì, no, prima... Prima l'avvocato facevo i complimenti all'Atalanta perché sta facendo una grandissima stagione, non solo da quest'anno ma da anni. No, perché no, a Reggio stanno facendo, la nuova società sta facendo grandissime cose, e sarebbe molto importante che costituisse una squadra femminile, perché comunque, ecco, come ripeto, il presidente sta facendo delle grandi cose, e un settore giovanile importante, ed è giusto, secondo me, che abbia anche la squadra femminile. Ecco. E nel caso ci fosse la possibilità, se vogliono, verrei io ad allenare la squadra femminile. Bene, bene, bene. No, sono sicura che appunto a Reggio ti ricordino con affetto, ma anche in altre piazze. Allora, siamo stati veramente puntuali, ci sarebbero una marea di altri spunti, di altre tematiche da trattare, però io vi ho già trattenuto per le 2 ore che insomma mi avete concesso, vi ringrazio tantissimo, e non so, ditemi voi se volete fare un ultimo, proprio un minuto a testa di insomma punto della situazione, se no invece vi saluto e saluterei insomma anche tutti quelli che ci hanno ascoltato, e chi volesse riascoltarci in realtà o magari è arrivato a metà, trovate tutto il webinar sulla piattaforma e su YouTube. Io di Olimpelex, ovviamente. Ringraziare davvero tanto per l'invito, sono state 2 ore piacevolissime, e rinnovare i complimenti, le congratulazioni e l'in bocca al lupo a chi dovrà affrontare questa avventura, che sono sicuro che andrà a buon fine. E volevo anche ringraziarti, Sara, per la domanda Bonazzoli, che mi ha ricordato un momento della mia vita, la retrocessione di quell'anno. Ero presente allo stadio, ahimè. Perché hai te, eri presente. Esatto. Grazie di tutto, davvero, di cuore.
Grazie mille. Anch'io ti ringrazio Sara, ringrazio sempre Olympialex per questi incontri, tutti voi che ho incontrato felicemente in questa sessione di 2 ore molto interessanti e molto proficue e tanti spunti su cui lavorare. A presto. Assolutamente, grazie mille. No, l'idea è proprio quella di tutti i settori, insomma, tutte le varie sfaccettature devono assolutamente contribuire, lavorare insieme, uomini con donne, perché penso che sia sempre la formula vincente, ecco, la collaborazione tra tutti. Vi ringrazio e alla prossima, insomma. Spero di rivedervi sui campi prestissimo. Grazie. Grazie, ciao a tutti, grazie. Ciao. Buonasera a tutti, ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao.